Ciao a tutti, benvenuti in pausa pranzo o a pranzo con Bloodborne appena disponibile negli Stati Uniti e in Australia. Da noi sarà disponibile da domani, ma come al solito in Italia rotture di The One a go go. Tutti hanno spedito il gioco, c'è chi ce l'ha addirittura da giovedì e venerdì, che ha messo le foto orgoglioso. Alcuni negozianti che hanno detto: venite a comprare da noi che già ce l'abbiamo, rompiamo il The One. Non è male, eh. E nel frattempo la stampa italiana è rimasta bloccata fino alle 3 di stanotte con un embargo col quale non si poteva manco dire che avevamo il gioco, non si poteva mettere su Twitter, su Facebook, quindi una roba fuori di testa. Vi ho parlato mille volte di embarghi, quindi dalle 3 che iniziano a spammare. No, embarghi che sono ottimi, embarghi che sono fantastici perché ti permettono di ragionare sul gioco, uscire tutti in contemporanea senza fare le corse. In questo caso purtroppo Sony, non, dal mio punto di vista, si è comportata malissimo. Il gioco è arrivato giovedì sera, l'embargo il lunedì notte. Giovedì sera. Adesso io ho preferito non uscire con la recensione. Ah, perché è la prima volta che dici questa cosa. Esatto, l'ho scritto su Facebook, però personale. Io ho preferito non uscire con la recensione perché avrei dovuto giocare altrimenti dalle 12 alle 14 del giorno. C'è chi l'ha fatto, va benissimo, sono scelte. Io onestamente un gioco come Bloodborne, che devo anche metabolizzarlo, scegliere un voto, anche se sarà magari alto perché già si è visto in un gioco di qualità, ho preferito evitare di giocare 13 ore al giorno, anche perché poi c'è il weekend di mezzo, sai com'è, di giocarlo con le 5-6 ore al giorno. Fra qualche giorno arriverà il mio giudizio, tanto ormai l'avete visto in tutte le salse possibili e immaginabili. Sei capito che è un bruttissimo gioco. Esatto. Proprio, allora, dopo vediamo un attimo se farvi vedere qualcosa di avanzato, ma partiamo dall'inizio, anche perché Marco è un bimbo minchia, non vuole spoilerarsi tanto. Esatto. Quindi, partiamo alla nuova partita. Beh, ma perché io vorrei spoilerarmi? Ah, vabbè, iniziamo così. Esatto. Il gioco è completamente doppiato in italiano per la prima volta per quanto riguarda i Souls. I Souls-like, direi. È un buon doppiaggio. Credo. Io ovviamente risponderò a tutte le vostre domande, anche darò dei giudizi sul gioco per quello che ho visto. Non posso esprimere un giudizio definitivo, però ovviamente se mi chiedete roba come la grafica, come di qua, come di su, come il sistema di combattimento, vi darò assolutamente le mie impressioni. Allora, comunque ho giocato una ventina d'ore già, quindi non è che non l'ho giocato, però semplicemente non sono ancora pronto per un giudizio definitivo. Non sei pronto. Adesso dobbiamo convincere quest'altro cretino qui di fianco a continuare la serie. No, non succederà mai, non succederà mai. Quindi tutti quanti infamate Marco Perri, che deve giocare a pranzo con una volta a settimana, no, insieme, no, dall'inizio verso la non fine. Se ne parla proprio. Ma puoi giocarlo nei tempi tra una settimana e l'altra, ti giochi già tu. Ma non c'è la PlayStation? E te la compri. Certo. Questo chi è? Questo è il Conte Vlad. Questo è il sistema di creazione. A parte inserisci il nome, lo chiamiamo subito. Ah, tra l'altro voglio essere chiaro, non leggerò io oggi la chat, quindi non avrete la stessa qualità Sarà molto superiore. Perché comunque, allora, per ridente, giustamente. Questo è che oggi facciamo giocare Marco, ovviamente, innanzitutto. Facciamo giocare lui, sesso o femmina? Io preferisco femmina, ma soprattutto non giovane, ma altamente anziana. Donna? No, che vuoi fare? No, maschio? Dai, fallomino. L'omino? Fall'omo? Tanto si può cambiare. Età, giovane, direi mature, avanzatissimo. Voglio il nonno. Origine, vedete, qui è stato sostituito. Sono state sostituite le classi, tra virgolette, che anche in realtà sono state sempre molto leggere in Souls, con l'origine del personaggio. Vedete, mite, unico, superstite, infanzia problematica, questo dopo scegliamo Marco. Se vorrebbe fare che scarta il grasso da passato violento, così via. Vedete, queste origini vanno a modificare i valori di lato, in realtà i valori di partenza, ma come tutti i Souls praticamente, in realtà poi c'è abbastanza libertà nella creazione del personaggio. Si parte con certi valori, quindi ovviamente potete scegliere se partire con valori di sangue che va sui proiettili o su arcano, oppure partire con valori molto alti dal punto di vista fisico. Ma in scelgo realtà spreco d'ossigeno, che determinerà il senso del spreco mio personaggio. Spreco d'ossigeno non è alcun talento. Esatto, la tenacità non ha avuto un senso. Vuoi spreco d'ossigeno? C'hai i valori più bassi del re, non c'è mai. Vai, tanto sono god di questi giochi, sì, lo sì, sfondo. Sì. Questo è cambiato completamente. Sta a vedere, adesso iniziamo con i film. Fa brutta figura. Aspetto. Allora. Tanza, è vero che i nemici respawnano solo se si muore o si va al sogno del calciatore? Non basta più andare a falò? Esatto. Allora, ragazzi, per non perdere tutte le vostre domande, faccio un disclaimer. Scrivete su Twitter, perché adesso sto facendo vedere della roba, quindi non seguiremo nessuno di noi, seguirà la chat. Scrivete su Twitter, @multiplayerit, hashtag a pranzo con, oppure super diretta, in realtà è più semplice. Utilizzate Twitter, così rimangono lì, io man mano risponderò, mentre Marco gioca e muore, risponderò a tutte le vostre domande. In chat più avanti guarderò, però non è assicurato che rispondere. Perché allora, hai preso per assodato che muoio?
qualche volta morirai per forza. Esatto. Vabbè, se ti rendi conto di sta cazzata che dici. Allora, vedremo. La voce, voce giovane. Dai, tutto vecchio, tutto vecchio. È sito però. Voce invecchiata, corporatura. Oh, un buon zaggiato, molto slanciato, robusto, molto robusto. Robusto parte inferiore. Robusto parte superiore inferiore, ma non il pisello. È quello pensavo. Assolutamente no. Fammi essere un po' duro almeno nel gioco. Almeno testa piccola, testa grande. Tu testa grande, no? Cioè, testa grande. E basta. E basta, direi. Regolazione scala, vabbè, potete fare, vedete, petto, addome, braccia, gambe, pisello. Vabbè, facciamo vedere tutto grande. Bellino lui. Colore pelle di base. Che cosa, come ti vedi? Ma in realtà così è perfetto. Fammi giallo. Sei un vecchiardo. Questo è un vecchio. Sei. Colore della pelle si può fare colore pelle strato. Eccolo il vero vecchio. Quante volte arrivato. Siamo già morti. Ruga, siamo morti in aggressione del personaggio. Dettaglio. Almeno io farei così tanto. Volti simili. Allora che giochi sto gioco, Matteo. Allora, questo è bellissimo. No, quella faccia è... Questa? Dai, scegli quella. Poi... Fate il solito Pierpaolo Greco. Dai, No. Viso simile. Vedi, ci sono i visi simili, poi in realtà si può andare nel dettaglio. Pare che c'ha le tette. Età apparente, estetica facciale, femminile, vai, no, femminile, vai. Enfasi sulla forma. Tra l'altro il simbolo dietro sembra quello di Berserk. Sì, perché loro ci sono sempre stati riferimenti a Berserk, anche nei precedenti Souls, no? Guarda quanto ti sto facendo brutto. Comunque ci sta tantissima roba, vedete. Narici qua. Comunque la fase di creazione del personaggio è molto... è brutto l'editor, però in realtà è super personalizzabile. Se ne può fare un sacco di cose. Posso fare un sacco di cose. Ci sono i visi predefiniti e poi ovviamente il mento, vedete tutte le varie cose lì, senza maniera. Comunque adesso ti assomiglia la mandibola. Sì, è sempre più simile a me. Sagoma volto, poi colore pelle, trucco, pelle di base, aria dell'occhio, aria rossetto, dai, un po' di rossetto clamoroso. Polvere blu. Velocissimo. No, posso andare avanti anche di 10. Oh, che bello, bello, mi piace. Okay, bello. È sempre più brutto sei. Aria dell'occhio. Cioè, ma capelli prego. Barba, allora, proprio capelli, il bianco. Andiamo a cambiare i capelli. Mamma mia. Dario Argento abbiamo fatto. Cazzo, uguale. È uguale. Porca troia. Fagli vedere Dario Argento. No. È Amelie, guarda, no, la quale. Aspetta, ecco l'oggetto, sono identico. Cazzo, oh, uguale. Ma veramente. Poi il colore dei capelli, possiamo fare così. Vabbè, colore sopracciglia. Allora, la prima volta che c'è un video di c'è Marco Perri che gioca e non sento puzza di vecchio stantio. Veramente. È ti piace questo? Sta cambiando. Ti piace così, dai. Ma è bellissimo, all'Akbar. Poi mostra palette. Palette. Un bel violino? Oh, è uscita la news oggi. Che in The Witcher 3 la barba crescerà in tempo reale. Cioè, Giovanni, bird shading, veramente. Colore ciglia, occhi. In compenso, però, il gioco scatterà. Solo per quel dettaglio. Che occhi vuoi? Che occhi vuoi? Ma ormai mi hai fatto un cesso. Fa il verde. Fagli l'occhio capo. Fallo verde. Secondo te, io dovrei finire il gioco con questo personaggio. Cioè, esatto. Ma nemmeno se ne ha tanto si vede, c'ha i capelli, le cose. Beh, quello pure. Ok, vabbè, basta. Avete fatto giovane poi. Salvane sì, preferiti. Sì. Vabbè, io credo me stesso carino. Ecco, Marco invece. Ecco, questo per ridente. Okay. È un buon uomo. È un hipster ante litteram. Tra l'altro, la classe è spreco d'ossigeno. Aspetta, cioè, non gli abbiamo messo nessuna qualità particolare nella classe. È medio man. Nel taschino c'ha l'iWatch ante litteram del 300. Steampunk. Siamo nell'800. Vai, Marco. Ok, tieni. Ragazzi, prendo il pad. Questo è un momento storico. Quindi immortalatelo. Sì, che prendi un pad. Prendo un pad tra le mani. Te lo do tra 2 minuti e poi non riprendo. Che è la famosa Argentina. No, allora, ho già detto a Antonio che non morirò questa sessione, perché quindi voi giochi. Siete testimoni, perché non giochi, no, perché giocherò molto bene, quindi voi siete testimoni del fatto che prenditene un paio di morte così, ma è possibile che non muore, esatto. Un cretino. Vabbè, all'inizio si parte abbastanza easy comunque, cioè, vabbè, cercherò di far durare sincero. L'inizio almeno un'ora e mezza. Questa cosa ne avevano parlato, leggero. Sì, 40 secondi di caricamenti massimo, lo cronometrati, quando, perché lui evidentemente carica tutto il mondo di gioco, non si sa per quale motivo, invece di caricarlo in streaming, suppongo, perché 40 secondi. Però per fortuna, From non ha mai stato i grossi fenomeni al coding. Non è stato mai eccellente, non è stato mai eccellente come caricamenti, però sbaglio, ma assomiglia un pochino, se non fosse mica quello. Non è lui, non sei tu. Notizia di oggi.
che hanno detto che uscirà una patch che li riduce. Per fortuna non sappiamo da 40 a 38, no, spero almeno dimezzati. Non credo che faranno miracoli. È una benda, è Pirati dei Caraibi, anche detto belli capelli. Come diciamo, il gioco per la prima volta doppiato in italiano. Bello. Ok, quindi inizia così. Non so se ci sta. Non inizia. C'è il naso sgombero, Anto? Ho preso questo raffreddore senza senso. Cos'è? Ho avuto un abbassamento di voce. Dai, siamo arrivati già a 600. Wow! Oddio! Oh Gesù! C'è un canetto in... Beh, in effetti Bloodborne ci sta, dai. Questo potrei essere io. Una bella sponsorizzazione della Tampax. Per un licantropo grande ci vuole un proiettile d'argento grande. Ha fatto di più. La spada di fuoco. Ha dato fuoco. Plutonante, che era? Quindi? Qualcuno l'ha ammazzato. Questa è l'introduzione, ti fa capire, poi ti spiegherà sempre col mondo di gioco. Poche parole, tante cose estetiche, tanto racconto dall'ambientazione, il fatto che lui si risveglia morto o si... Muore risvegliato. Muore vivo. Beh, ragazzi. Infatti c'è questo hub centrale che ricorda il primo Demon Souls, che si chiama Sogno del Cacciatore. Credo che abbiamo un cacciatore. Un calciatore? Un calciatore abbiamo. Oh, eccolo va. Ecco. Clinica di Insorsiamo subito. Adesso già c'è il cappuccetto. Forse lo puoi togliere però. Salta. Cosa? Tipo... No, comincia, stai calmo, allora ti spiego. Vabbè, adesso non puoi fare nulla. Come al solito i dorsali. Wow. I dorsali permettono di attaccare. R2 e R1. Toh. Oh! Telecamera non già rotta. Questo è l'attacco. Questo è il body slam. Colpo di palmo? Ah no, questo chiaramente. Prendi la nota lì. È la tecnica della mano in faccia. Ah, spacca tutto. Cerca il sangue smunto per trascendere la caccia. Madonna. Devi trascendere la caccia. Attenzione, Antonio. Questa telecamera. Si impenna tutto. Si impenna tutto. Hai una lampada incorporata? Si apre. Sì, sì, beh, come sempre. Ma io sono completamente ignorante. Allora, per tornare a una mano, quindi con questo 2 e con questo 1. Sì, con L1 si fa la doppia configurazione delle armi. Adesso, vabbè, tanto la prenderai, stai calmo. Sì, sì, voglio già scommare un po' di acqua. A questo punto si accettano scommesse su quando è che morirà Marco Perri. No. Se muore al primo mostro sei un campione, io non sono morto. Ma vi prego, qua ci sono le note, attacca R1, okay. Mano destra. Queste sono le scheletrette che vanno a sostituire i messaggi delle karate. Persone. Sì. Questo è il tutorial per adesso. Un mezzo tutorial, ma in realtà... Io già sarei morto 4 ore. Gancia, rilascia, bersaglio. Si sfonda. Ah, si sfonda tutto? No, tutto no. Quasi ci stanno alcune cose distruttive. Diciamo che è superiore alla media. Allora, vai. Vedi Spettro, questo è uno già morto qui. Vediamo se Marco sarà uguale. Se fa già un passo vince lui. No, ma non fa... ci sono tipo gli amici che tolgono. Eccolo! Morto. È già mezzo morto. Ciao, Ciccio. Mettigliela al culo, Marco. Beh, volevo che ce n'armetta, ma insomma. Genuino, Anto. Senti, ma com'è? Vai, Marco! Colpiscilo. Volevo un attimo capire come combatteva. Tranquilli, ragazzi. Dai, che facile questo. Sì. Fatto apposta, c'ha metà dell'energia. Sì, però non gli ho levato una cerca. Un po' così. È fortissimo. Questo è il tipo di prima che ma. Non è fortissimo. È un po' stupidotto. Se sei ancora vivo direi non è fortissimo. Direi che è. Non c'è manco l'energia. Non che dovevi contrattaccare. Perché se può? Certo, c'è il regen system. Io sono un boss. Che praticamente quando si viene colpiti, vedete, c'è una barra, prima verrà colpito, c'è una barra di energia di un colore differente. Se attaccate entro un certo lasso di tempo recuperate quell'energia. Se vieni colpito ovviamente, si chiama regain system. Quindi attualmente sono fottuto? No, vabbè, però adesso stai... è stupido, cioè basta che eviti di colpire troppe volte consecutive. Oh! Scatto! Dai, ce la puoi fare. Ce l'ho fatta io, non ce l'ho fatto io sempre lei. Mi levo tantissimo. Oh, sono morto. Ecco qua. Sei morto! Bravo cretino! Come i munghi! Se può saltare sto coso?
ecco qua, già la prima figura di cacca è stata fatta. Ma questa era volontaria. Perry e il fisting non funzionano. Ma fa tanto il pelé. Esatto. Fa tanto il pelé. Dai, poi è un altro dei chiacchieroni che ci sono in giro. Complimenti, sei morto. You die. Ciao, me Nintendo. Vedi, tradisci. Ci sono 40 secondi di caricamento per la morte di Perry. Inizia? No, no, qui è di meno. Perché in un campo di fiori? Quindi sei in un campo di fiori, Baro. Perché in realtà, perché se non muori qui, muori subito dopo. Ah, okay, quindi era previsto. No, non era previsto. Apposta, l'avevo letta. Quello si batteva. Ma io l'avevo letta questa cosa. Ma che l'avevi letta? Era per velocizzare un attimo. Ma quanti anni c'ha che dici bugie? Dai, Marco Perridente è uno di noi. Allora. Dai, se vuoi dopo giochiamo Mario Party 10. Allora, questo è il sogno del cacciatore. Questo tra l'altro sta per rimorire perché c'è un'altra gente. C'è un'altra no, quelle sono le ombre dei morti. Lì puoi vedere diritto, come sono morte le persone. Poi mi spiego come ha fatto a morire uno qui dentro, onestamente. Qua? No, io ancora non ho giocato. Clicca questo qui. No, no, clicca il rosso. Poi facci no, sopra. No, questo l'hanno messo apposta. No, vediamo un po'. Con chi no, sta vedi, facendo? C'è l'arma, c'ha tutto. Ah, forse è più avanti, perché dopo avrà attaccato qualche PG. No, avrà attaccato qualche PG. New Game Plus, forse. No, 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 avrà attaccato qualcuno nei PG che sblocchi. Che dici, spieghiamo allora, questa cosa? No, stai fermo qui, dopo vediamo il menu, lo faccio vedere io. Muori pure nel menu. Allora, vai a vedere dove ci sono cose da fare. Leggi le note. Si apre. C'è un taccuino, serve per scrivere queste note qui. Poi accetta due messaggeri. Ti offro un'arma da fuoco. Devi scegliere la tua arma. Ah beh. La pistola da cacciatore o l'archibugio da cacciatore? Prova l'archibugio magari, che io già ho preso la pistola. L'archibugio però aspetta. Allora c'ha maggiore robustezza, ma c'ha minore attacco. Però è più permette di fare più combo, perché stordisce gli avversari. Mi fido. Questa selezione immagino. Poi ancora giù. Almeno adesso hai la scusa, se ecco, muori. Hai utilizzato l'oggetto. No, non hai utilizzato l'oggetto. Prendo il triangolo. Terra, ci sarà altro massaggero con quale potere. C'ha le armi. Il messaggero ti offre un'arma speciale. Stai calmo però. Scegli. Questo scegli tu. Io ho scelto lascio la cacciatore, tu vuoi scegliere l'altra. No, roba. Prendo il bastone filettato. Esatto, è quello per cieli. È quello per esatto. Uguale. Ti si addice. Quindi, siamo allora. 666, il diavolo. Direi allora, che allora con start si accede al menu. Perché ok, bretelle, Marco? Poi vai a destra. E dove sono? Destra, il terza icona vuota sopra, okay. Seconda fila. Okay. Destra, ho detto terza icona. Chi bucio? Quindi puoi equipaggiare due armi. No, due armi primarie e due armi secondarie. Okay. Poi oggetti abbiamo oggetti rapidi. Per adesso non c'è nulla. Questo è per tornare praticamente uomo, sì. Umano. Sì, non esiste, è per tornare al sogno. Sì. Mettete un attimo in pausa che dobbiamo andare a pranzo. Mi dispiace, non c'è la pausa in Bloodborne. Quindi, questo è Perridente, si chiama. Queste sono tutte varie caratteristiche. Allora, se ti fermi un attimo, spiego velocemente. A differenza dei Souls, ci sono diversi parametri differenti. Eccolo. Mamma mia, tanto sei brutto. E vedete, ci sono i punti intuizione che permettono di evocare altri personaggi, sia in game, sia del gioco, perché parlando con alcuni personaggi secondari potete evocarli, però pochissimi, non mi sono capitato di vedere. Servono oggetti? Sì. Punti intuizione, in pratica, che sono anche oggetti che si ottengono. Echi del sangue è la nuova valuta, la nuova... i nuovi punti esperienza di Bloodborne vanno a sostituire le anime e così via dei precedenti capitoli. Anche in questo caso si ottengono ammazzando nemici. Se si muore si perdono tutti, madonna sa, si perdono tutti gli echi di sangue che vanno recuperati subito. Però se si muore un'altra volta senza aver recuperato gli echi di sangue, si perdono del tutto. Una cosa interessante rispetto a Souls è che le bestie, soltanto le bestie, possono assorbire i tuoi echi di sangue, quindi dovete ammazzare quella bestia per ottenerli, non rimangono sempre a terra come in Dark Souls 2 ad esempio. Poi abbiamo, vedete, vitalità, resistenza, forza, abilità che si spiegano più o meno da solo. Tinta del sangue, blood tinge in inglese. Ce ne sono di meno però. Esatto, legata blood tinge, tinta del sangue alla forza dei proiettili. E arcano ha dei tipi di magie, non esistono le magie in Dark Souls, nell'accezione normale del termine, e vanno ad incidere anche sulle tipologie di oggetti trovati, un po' di fortuna, tutte queste cose qui. Poi abbiamo i vari attacchi, la resistenza al veleno lento e a quello rapido, alla follia che è un tipo di attacco ai nemici, alla bestialità che è l'attacco classico dei nemici, e poi abbiamo, vedete, riduzione del danno arcano, sangue e fuoco, perché il gioco è incentrato, puoi togliere. Hanno un po' semplificato rispetto a... semplificato, l'hanno reso più verticale perché comunque le a questa figura del cacciatore, sempre destra e sinistra, okay. Per mettere con la croce questo digitale, è l'altro ecco attacco qua. Immagino allora, così. Con R1 vedete, potete con L1 è possibile cambiare la configurazione dell'arma, quindi se la fai vedere un'altra volta
così, in questo caso è più forte, vedete, ma... e avete sempre attacco 2. Potete anche inanellare le combo, ovvero attaccate con R1, poi premete L1 e lui fa l'attacco lungo. Quindi potete, in realtà, ci sono una serie di combo nettamente superiori rispetto a quella di Dark Souls, di Demon Souls. E per attaccare con l'arma secondaria? Ok. Con L2. Ce l'hai infiniti i colpi? No. C'hai 10 proiettili a mercurio. Quando premi il triangolo, non lo premere, si sacrifica un po' di energia per creare 5 proiettili di mercurio. Ok. Quando siete a secco. No, a differenza di Souls, dei vari Souls, è stato, scusa, non triangolo, sopra, la croce digitale sopra. Sì, col okay. triangolo adesso c'è l'unico tasto demandato all'utilizzo delle fiale di sangue. Eccola! E non ce l'hai. Il gioco è basato sulle fiale, sul sangue, mm-hmm. sulla magia del sangue. E di conseguenza c'è un tasto dedicato, mentre col quadrato si utilizzano gli oggetti, quindi che si ottengono, vedete, sull'icona gigante dove c'è il marchio del cacciatore. Quindi gli sviluppatori hanno separato le due cose in questo caso per rendere il tutto più per come dire, per portare la gente a utilizzare gli altri oggetti, che prima si utilizzavano sempre quei due o tre così, invece sì, certo. adesso si separano le fiale di sangue con tutto il resto degli oggetti, ed effettivamente io durante l'avventura ho utilizzato molti più gli oggetti secondari. Vabbè, non migliorasse un po' l'usabilità. Sacro calice, vabbè, questo non c'è niente, questo manco. Questo è l'hub, no? Terzo altare. Ragazzi, state tranquilli in chat, il gioco sta prendendo dei votoni altissimi, e quindi io sono in linea, nel senso, a me sta piacendo tantissimo, non posso dire quanto andrà. Ci sono questi altari, allora, sulla destra ci sono gli altari che ti permettono di svegliarti all'interno del gioco, gli Arnam e... Mentre a sinistra ci sono quelli dei calici, i calici, mm-hmm. Dungeon, Chalice Dungeon. I calici sono un'altra cosa che poi sulla quale ci arriveremo, che sono una cosa davvero che aumenta in maniera esponenziale la longevità del titolo. Allora, vai sull'altare, quello lì di Yharnam, perché il gioco ha questo hub centrale che è scollegato da tutto, che mm-hmm. ci si va quando ci si risveglia. Infermeria! E poi tutto il mondo dei giochi in realtà è collegato come open world. In pratica è possibile andare da un punto dall'inizio alla fine del gioco mm-hmm. senza caricamenti, muovendosi attraverso le scorciatoie. Però quando si vuole tornare al lab, ovviamente carica. Unico problema enorme, tecnico, attuale di Bloodborne, come dicevamo, che ci sono questi caricamenti che vanno dai 15 ai 40 secondi, anche quando si muore. Mm. È un po' rompe le palle. Ebbè, abbastanza. Onestamente, sì, mi dà fastidio, però non è che ho detto cazzo, gli abbasso il voto. Spero che davvero questa patch di From Software li dimezzi perlomeno, ma è assolutamente una cosa da segnalare perché sono fastidiosi. Ma confermata sta pezza? Sì, la pezza è stata confermata oggi. Allora, tu ti trovi di nuovo nella clinica, adesso c'hai... Senti, la differenza tra attacco normale e attacco... Forte? Allora, l'uso della resistenza maggiore, potenza maggiore ma più lentezza d'attacco, un classico, no? Adesso dovresti fare. E questo allora mi dicevi quell'affare che c'hai se contrattacchi quando ti vedi adesso fuori. Questa bestia c'ha la tua esperienza precedente, c'ha gli occhi sì. tra virgolette illuminati, infuocati no, e quindi questo ti fa capire che il tal nemico, la tal bestia ha la tua esperienza pregressa, i tuoi echi di sangue pregressi. Adesso vedi, hai recuperato un po' di energia attaccandolo. E se quando lui mi ha colpito, io che devo premere per recuperare la vita? No, devi semplicemente continuare ad attaccarlo, non devi andartene. E quindi questa è una grande differenza rispetto a Dark Souls e gli altri, perché adesso il gioco diventa più dinamico e più aggressivo. Rimane super difficile, perché poi se poi scazzate gli attacchi o finita la resistenza... Allora, la fiala di sangue l'ho usata, ma ha fatto altri 5 colpi? No, perché hai premuto la croce digitale. Ho premuto su, esatto. Io premo il triangolo. Vedi, adesso ne è consumata una. Ok. Poi c'è un oggetto classico che è un'ombra, fiale di sangue 2. E quindi il sistema di combattimento cambia abbastanza rispetto agli altri. Cioè, ovviamente rimane un gioco molto difficile, dove bisogna fare le combo, stare attento agli avversari e tutto. Però diventa molto più dinamico, basato sulla schivata più che sul rolling, sul rotolamento del mm-hmm. personaggio. E questo fatto che si può recuperare parte dell'energia, quasi tutta, se siete bravi, quando venite colpiti, ti porta ad attaccare. Però se sbagliate, se fate una combo di troppo, un attacco di troppo, siete fottuti, perché perdete la resistenza, il nemico vi comincia a massacrare e siete morti al 100%. Quindi in realtà ci sono cose molto molto fighe da questo punto di vista. Qua sono Yharnam, no? Sì, Yharnam è la città principale, non è l'unica ambientazione, a parte che è immensa. Sì. È proprio immensa, è fatta da cunicoli, tutto quanto. Poi i stessi Chalice Dungeon stanno sotto Yharnam. Poi si va anche da altre parti,
però comunque assoluta protagonista del gioco. Se magari alzi un po' la visuale, fa vedere anche tutta la struttura. Eccola, avrebbe coloretti. E a livello artistico, secondo me, è eccezionale. Al di là di quello tecnico, sul quale magari ci torniamo fra un poco, a livello artistico è eccezionale, ma anche il level design è veramente fantastico. Ci sono tanti scorciatoie. Ricordo un po' più Demon's Souls. Ci sono meno falò rispetto a Dark Souls 2, però ci sono più scorciatoie, più fighe come il primo Demon's Souls. Quindi in realtà magari ci sta soltanto una lampada per tutto, per mezza Yharnam. Però cosa succede? Che man mano che migliorate, perdete, uccidete, fate, scoprite, poi dopo liberate delle scorciatoie con gli oggetti o con degli ingranaggi che vi permettono dopo, quando ripartite dalla lampada, di andare per la scorciatoia. Quindi non dovete fare tutto il giro. E il senso di soddisfazione è enorme, proprio, è eccezionale. Ti sento carico, eh? Ah, è bellissimo, cioè per me il gioco è bellissimo. Non posso ancora, voglio c'è ancora... C'è il backstab? No, cioè lo puoi attaccare dietro, però adesso la differenza rispetto all'attacco backstab è quello di stordire il nemico, ad esempio con una pistolettata oppure con un colpo forte ben assestato. A quel punto lui si inginocchia e tu lo infilzi e lo distruggi in però mille tipo pezzi. Tu la pistoletta la usi spesso? Perché è un consumabile, generalmente il consumabile. Sì, la uso e in realtà non serve tantissimo per fare danni, anche se se andate sulla tinta di sangue i danni li fa e come. Serve più che altro per colpire i nemici un po' a distanza, per stordirli, per avere un vantaggio sulle combo. Magari lui va all'indietro e tu lo attacchi, più che fare del danno vero e proprio. Ci sono 20 proiettili di mercurio massimo che puoi trasportare, ne puoi creare altri 5 come tu hai fatto sbagliando mettendo la croce digitale. No, ma era una tattica. Ma vuoi finire di giustificarti? E comunque è molto molto utile. E poi la cosa figa è che puoi alternare un attacco, pistolettata, cambio di arma. Cioè quella è una figata, è tutto iperfluido. Certo. Quante armi hai trovato? Parecchie? Ci sono meno armi rispetto a Dark Souls. Io a metà gioco ne ho trovate 8. Però le armi possono essere potenziate con le gemme. Con le gemme che vanno a modificare l'attacco, il recupero energia, recupero maggiore di resistenza. E in realtà mi sembra per adesso molto buono, perché io adesso veramente mi sto appassionando a ogni arma che utilizzo. Sì. La potenzio, ci gioco, capisco come funziona. Dark Souls c'aveva delle armi fighissime, ma una buona percentuale erano inutili. Qui invece le armi, ovviamente avete le preferite. A me piace tantissimo l'Ascia ancora dopo 20 ore, però ogni arma ha il suo perché. Vedete, qui molto più avanti si aprirà la scorciatoia, aprirete quella porta e quindi potete andare direttamente tirando. Dunque questo con questo meccanismo coperto? È aperto là sopra, la scala a fianco a te. Questa qui è aperta. Quindi vai sopra. Vedi un po' la cosa attorno. Eccola. A barbetta tua. Guarda che bell'omino però. Ma come fai a dire qualcosa di male? Tramonto. Agriz, Tanze, ma Demon solo ogni area era a sé stante. Invece no, Bloodborne no. L'assestante è l'hub, condivide. Prendi la lampada. Questa è la lampada. Un po'. La premi. Questa che serve? Questa è il checkpoint. È il check, ok. E poi permette anche di svegliarti, di andare nel sogno. Se io adesso l'attivo, riprendono energie e si respawnano? No. A differenza di Dark Souls, ad esempio, 2, non si respawnano nemici. Devi andare o nel lab centrale o morire. I ciottoli, ovviamente, c'hai varie armi che puoi associare agli oggetti veloci. Tipo la schivata è questa, no? Sì, col cerchio. Ok. Dicevo a Grix che poi invece il gioco è tutto fluido. Al di là dell'hub centrale è tutto collegato. Siete 763, bravi ragazzi. Ah, grandi! Tantissimi. Senti, l'attacco in corso ce l'hai? Ci sta? C'è tutto, ci sta. Qua ad esempio ti conviene cambiare la configurazione dell'arma con L1 e dare un attacco più potente, in maniera tale da provare a rompergli lo scudo. Beh. Vabbè, questo è facile, l'inizio. Tanto sei morto subito. Attenzione a cittadino. Ah, sto pezzo me lo ricordo. Vabbè. Figo. FM1191 ecco, già sei morto. Ma per cavolo. FM1191, da passato giocatore di Monsoso, mi sembra semplificato e meno impegnativo. Mi fa piacere che tu dopo 3 minuti puoi dire che è più semplificato. Vabbè, l'inizio è sempre un po' brutale, dai. Comunque lui è morto già 2 volte. Ti assicuro che il gioco non è assolutamente più semplice, è diversamente difficile. In alcune cose è più semplice, perché magari siete bravi a fare schivate. I boss vi fanno un mazzo così. Ma te andando avanti muori di più? Sì, in certi punti sono morto davvero 1000 volte, volevo chiudere tutto. In altri più soddisfazione, mi sono fatto anche 20 minuti senza morire, bellissimo, ho fatto le scorciatoie, stando attento. I boss
quasi sempre la prima volta schiattate, è impossibile battere un boss la prima volta che lo affrontate. Vedrai. Sì, va bene, è quasi impossibile. Però è un gioco che ti prende a calci in culo, ti dice ragazzi devi migliorare. La cosa figa è che non solo migliorate perché magari acquisite esperienza, qui si apre un'altra scocciatoia più avanti, okay. Acquisite esperienza che potete spendere per potenziare il personaggio o le armi, ma il gioco ti porta anche a migliorare il proprio stile di combattimento, quella è la figata dei Souls, di tutti i Souls, no? Sì. E diventate sempre più bravi e quindi quel boss che inizialmente sembra insormontabile... Le armi le usi parecchio? T'ho detto per stordire, ma all'inizio no, poi dipende dal tipo di nemico. All'inizio sembra insormontabile, poi diventate sempre più bravi, riuscite a battere il boss così. Poi dovete magari utilizzare oggetti che vi potenziano l'arma di tipo fulmine o di tipo fuoco, oggetti che vi migliorano l'arma e di conseguenza trovate il punto debole, dovete studiare il punto debole dell'avversario. Con R3 si fa il lock sul nemico. E potete anche nelle opzioni scegliere se fare un lock automatico, nel senso che dopo il primo lui si locca agli altri nemici, o lasciarlo libero. Io lo lascio libero, perché se magari ci sono più nemici preferisco che non lockare subito il successivo. Le armi Luke the Reaper sono potenziabili dalle gemme. Sono gemme che si incastonano, comunque si associano alle armi. Le armi che vanno prima potenziate per avere uno slot per le gemme. Questo in base a dove colpisci leva? No. Ma sulla potenza dell'arma. Queste gemme che possono essere tranquillamente intercambiate da una cosa all'altra, non c'è problema, non dovete fare rituali particolari per cambiare una gemma da un'arma all'altra, anche al fucile. La vicinità è più. Sì, sì, poi dipende. Fra un po' comincio a leggere tweet, state calmi. Quindi adesso recuperavo la vita? Ah no, chi è il sangue? Perché questo mi aveva steccato, giusto? Salva Logan, cioè non si rischia di perdersi? Diciamo che c'è sempre un'alternativa, c'è sempre qualcosa da fare nel gioco, anche quando siete arrivati a un boss che vi sembra insormontabile, se andate a esplorare trovate secondo me sempre una strada secondaria, un ingranaggio da sbloccare, comunque... Il fuoco mi ammazza? Direi di sì. Tempo per farmare e altre cose. Qui puoi salire sopra. I caricamenti sono la cosa peggiore del gioco, assolutamente sì. Per fortuna durante il gioco non c'è solo quando si gioca, però quando si muore, si riparte o quando ci si sposta dal lab centrale, dal signore cacciatore, a cosa ci sono anche 40 secondi. Ci sono delle quest secondarie, alcune volte quando si boosta i personaggi ti chiedono delle cose e quindi tu magari le fai e ti portano in dono qualcosa. Vabbè. Il doppiaggio ho detto che nella media, cioè non è brutto, non è chissà che, tranne un paio di voci sempre indovinate quando becchi il doppiatore fantastico, torna indietro. Sì. L'umore sul fuoco. L'epoca che si svolge l'avventura è direi un 800, un 800... sei morto. Questi respawnano... Crystal Lizard sarebbero quei cose che fuggivano, giusto? Di Dark Souls. Sì. Sì, ci sono. Anche qui ti danno delle pietre, delle gemme di sangue. Le gemme di sangue sono l'oggetto di scambio... Che è troppo vicino. Sono l'oggetto di scambio che permette di potenziare le armi. Quindi utilizzando un po' di Aiki del sangue e le gemme del sangue... No, le gemme, scusate, le pietre di sangue è possibile potenziare l'arma. Quindi hanno pescato un po' una parte dall'altra. Auron 82. La voce arcana va a inficiare... le tipologie di attacchi non magici, comunque proprio arcani, potrei definirli, più il ritrovamento degli oggetti. Più alto il valore arcano, più avete probabilità di trovare oggetti migliori. I nemici non droppano armi e armature, ma soltanto oggetti potenziabili, fiale, antidoti e compagnia. Mentre le armature si trovano e le armi si comprano man mano vengono disponibili. Ma tipo, scusa, io adesso la mia esperienza se l'è presa al tipo? Esatto, devi andare a recuperarla. Oppure le trovate nelle anime a terra, diciamo negli scrigni, queste cose qui. Secondo me non è meno difficile rispetto ad altri Souls, no? Ma adesso dare una classifica di quello più difficile. Beh, probabilmente Dark Souls 2 è stato definito il più facile, sì, giusto? Vabbè. Beh, ma è anche perché ci arrivavi comunque dopo. Esatto, Demon Souls tra i più difficili, ma anche perché è il primo. Ha introdotto un tipo di gioco veramente fantastico, difficile, frustrante, appagante. Questo rimane difficile, ragazzi, cioè io sto sudando in certe cose. Eccoli. Cappella grossa è molto intelligente.
costretto un voto minimo alla stampa a dare un voto minimo a 9, però invece su The Order non dici nulla che la stampa ha dato anche 4. Se il gioco ha 9 a tutti 9 significa che è un signor gioco. Sì, ma infatti. Cioè, e io sono d'accordissimo, è un signor gioco, non posso ancora esprimere una votazione finale, ma sono estremamente d'accordo che è un signor gioco, una soddisfazione impagabile andare avanti. Proprio ieri ho sconfitto un boss enorme che veramente all'inizio non riuscivo manco a toccare. Sì. Quando si scoprono le strade secondarie, le missioni, sono una figata. I boss quanti sono? Ovviamente non posso dirlo, ho letto 16 boss, 8 più 8 facoltativi. Addirittura? Sì, più tutti quelli del Chalice Dungeon che pare che siano tutti differenti. Ah. Quindi sono altra ventina, quindi sono tantissimi. Anche i nemici, quello che ho visto io fino a metà gioco, sono tanti proprio. Che dici, mi rompe il culo? Questo ti rompe il culo, cioè lo puoi battere ma devi essere molto molto abile. Bello, in questa fase. Un po' come attacca. Se lo riattacchi però subito potevi recuperare, vedi quella cosa, dimmi un po'. Eh no, se lo riattaccavi potevi recuperare parte dell'energia persa. Basta guardi la barra. Ok, fai. Gli sto levando più però. No, direi andiamo a vedere un po' su Twitter adesso. Che fa? Lume segue adesso? No, fino a un certo punto. Ok, allora direi che. Allora. Il pad come viene sfruttato? Allora, il pad, se ti fermi un attimino qui, un punto qui, un attimino faccio vedere. Anzi, vado un attimo sopra per sicurezza. Allora, il pad, faccio un attimo vedere che è stato chiesto da più persone. Allora, diciamo, con Start si accede a questo menu, vedete? Al menu tutto rapido, che ovviamente in tempo reale. Poi abbiamo lo stato del personaggio, quello che ha fatto vedere prima Marco. Ci sono anche le rune che possono essere associate al personaggio, che permettono di potenziare la resistenza, i punti vita. E attualmente ce n'ho una perché ho iniziato così il gioco. Esatto. L'inventario poi totale, vedete, secondo me è più chiaro di rispetto a Dark Souls. Ci sono una lista qui, tutte le statistiche sempre sul lato. Poi abbiamo quindi oggetti di consumo che possono essere associati ai tasti rapidi, materiali per potenziamento, gli oggetti chiave per sbloccare le cose, armi mano destra, sinistra, la tenuta, vedete, lui c'ha tutto nero da straniero, le gemme del sangue che sono per potenziare le armi, le rune di Kharil che sono per potenziare il personaggio e i calici per i dungeon. Ok, questa è la situazione. Ma i calici li trovi in che modo? Uccidendo boss facoltativi, okay, tranne il primo che te lo dà comunque. Quindi ce ne stanno 8? Sì. No, ci sono, lo faccio vedere. Poi, se si preme il touchpad, si ottengono gli effetti personali. Ok. Gli effetti personali sono utili per associarci col triangolo, il taccuino, ad esempio, oppure altre cose si fanno dopo. Non le Molotov e ciotolo, perché Molotov e ciotolo le utilizzate col quadrato associati agli oggetti, ma quando avete bisogno di scrivere un messaggio, premete il touchpad, fate scrivi note. Questo è per comodità tua? Sì, sì, no, sono proprio un altro shortcut. Un altro tasto? L'altro tasto shortcut molto efficiente, io lo uso anche... Puzza di? Vediamo se c'è merda. No. Puzza di custode. Di anziano. Gioco delle parole. E lo mette, vedi, fa così con la cosa. Quindi in realtà io questo qua lo utilizzo sempre per scappare certe volte. Cioè? Perché tu puoi utilizzare, ci sono degli oggetti che ti permettono di far tornare la lampada. Mm-hmm. Io certe volte quando, perché siccome i boss sono stronzi qua, perché i boss non vengono annunciati. Certe volte in un punto pensi che stai camminando e ti compare. Ah, arriva, sì. A quel punto, se hai 30.000 echi di sangue, magari ci pensi due volte prima di, certo, di andare. E quindi questo è importante. L'hai fatto delle PNG? Non tutti danno le missioni secondarie. Ah, ok. Sono... Vedi, alcuni proprio semplicemente stanno vivranno la loro vita dietro. Prego. Il portone. Quindi poi non ci sono voci. Ah, puoi prendere gli echi di sangue. Giusto. Qua. Echi di sangue recuperati. Che qui, perché questi qua sono, tra virgolette, sono umani. Un po' malati. Io ho preso fuoco. Vuoi attaccarlo? Che stai a fare? Perché non attacchi? Volevo farlo morire. Ho capito. Stai giocando un po' come Dark Souls, devi essere più aggressivo. Infatti sto a fare un approccio troppo lento. Troppo lento sei. Devi sia per recuperare l'energia, ma anche perché appena vedi che lui non reagisce lo attacchi. Ma anche perché in realtà ho notato che... Cioè devo un attimo ambientarmi col raggio delle armi, perché mi sembra è più lungo di quello che penso. Dipende dall'arma, ovviamente. Cioè tipo questo adesso... No, faccio sì. Allora... per primo, insomma, capito. Andiamo a vedere un po' altre domande. Vita, consumabili tipo Estus o no? Ci sono le fiale di sangue. Sangue, non si ricaricano se si muore, non potete ricaricare le fiale, dovete comprarle oppure ottenerle da nemici, quindi è un Demon Source. Però mi sembra che il drop da questo punto di vista sia abbastanza... Sì, dipende, sono arrivati in punti più avanzati, sto a zero, però basta farmare un po' e si ottengono, per fortuna. Però tanto non basta per vincere certi boss, che ti fanno un mazzo, non c'è il tempo, utilizza sempre energia. E hanno messo un limite alle...
alle... sculata questa. Alle... hai respawn nemici? Hai notato? Non c'è respawn a meno che non muori o... Però tipo se nemico su Dark Souls 2 tipo lo ammazzavi 12 volte. Ah, questo non mi è capitato lì, no. Secondo me no, perché il sistema è differente. La magia ci sta? No, ci sta l'arcano. Allora, i nemici possono assolutamente mandarvi a, diciamo, la magia, nel senso la magia che vi blocca, magia di fuoco e tutto. Voi potete più che altro, come dire, rendere le vostre armi infuocate, elettrizzate e roba del genere. Non mi è capitato di... Con le rune, in che modo? Sì, con oggetti specifici, okay. Le carte si chiamano in italiano, carta di fulmine, carta di fuoco, carta da culo. Ah, pure lui spara il maledetto. Sparano anche i nemici, hanno anche le super armi certe volte. Si combatte anche con più nemici in contemporanea, però grazie a queste schivate si riesce a combatterli. Bisogna stare attenti un po' alla visuale. Tiramos. Come mai questo titolo non si chiama Dark Souls ma Bloodborne? Innanzitutto perché è un'altra ambientazione, punto primo. È un'altra IP. È un'altra IP, l'ambientazione è completamente differente, il sistema di combattimento è differente, il sistema RPG è da un lato semplificato, dall'altro è differente, cioè tutto differente. Cioè, sì, non c'entra niente. Il, come dire, il vibe, il, come in italiano? Il sapore. Cioè. Il sapore è From Software, un gioco difficile. Che segona, che ti impara a giocare, che ti impara, perché ti impara direttamente lui, ti insegna a giocare, quindi voi imparate a giocare e tanta soddisfazione, tanta difficoltà. C'ha il multiplayer asincrono, cooperativo e competitivo, quindi le caratteristiche classiche della Soul. La Molotov come la uso? Ci sta Gianluca che salutiamo, Walone che l'ha definito Souls-like, non so se l'ha inventato lui, comunque è l'accezione corretta. Beh, come sì. Esistono i roguelike, esatto. From Software ha inventato i Souls-like, giochi molto difficili. Anche Lord of the Fallen è un Souls-like. Assolutamente sì, quindi ci sta come definizione. Ricorda anche voi Tim Burton, chiede Francesco Mannucci. Beh, tanto l'ambientazione è quella un po'... Sì, però forse Tim Burton è un po' più dark. Questo è più particolare. Comunque è un cambio netto rispetto al dark fantasy di... Sì, la, voglia, di Dark Souls. Niente. E ci sta, perché tanto arriverà sicuramente niente. Dark Souls 2, 3. Non piace perché si blocca tantissimo sugli angoli. Arriverà sicuramente anche Bloodborne 2. Ma Bloodborne credo sia di Sony, però, come il qui. Bella domanda, sai? Davide Tolo, come funziona la coop? Tanti prodotti per te. Può essere fatta solo con un amico o c'è anche il matchmaking? È uguale agli altri, c'è il matchmaking. Voi utilizzate una campana per chiamare gli echi degli altri. Ti serve sempre l'oggettino. L'oggettino che vi dà fra poco. Ma solo in qualche occasione per utilizzarla? Il problema è che non c'era tanto gente online per adesso. Quindi ho giocato, ho summonato soltanto dei nemici... c'è dell'intelligenza artificiale una volta, un personaggio con il quale ho parlato e quindi l'ho sbloccato, tra virgolette. Mi ha aiutato a fare un boss e mi è servito tantissimo, devo essere sincero. E quindi è possibile invadere i mondi, funziona un po' come gli altri, però a quanto pare nei dungeon del calice è possibile anche ridurre la partita agli amici, una novità assoluta, ma cioè, rimane in co-op? Sì, rimane comunque sempre asincrono. Criptico, non chiaro, invita questo amico a giocare e lui viene, assolutamente no. Gli echi di sangue, Giacomo Cicala, per poter recuperare bisogna uccidere il nemico o semplicemente ritornare sul luogo? Bisogna ritornare sul luogo innanzitutto, talvolta li trovate a terra, talvolta li assorbe il nemico, solitamente sono le bestie che li assorbono, mentre gli umani no, da quello che ho capito. Non si può fare niente. No, no, ma tanto se vai a sinistra, sopra a sinistra, di là. Ciao a tutti, con i falò ci si può spostare tra tutti quelli trovati nel mondo di gioco come in Dark Souls 2? Non sono falò, sono lampade? No, la lampada serve soltanto per salvare, per rianimarsi l'ultima che avete attivato e per tornare al sogno del cacciatore. Se volete andare in un'altra location dovete andare prima nel sogno del cacciatore e poi dal sogno del cacciatore in un'altra location. Questa cosa aumenta di molto i tempi di caricamento, può essere coerente quanto volete in termini di game design, però sarebbe stato carino la possibilità di spostarsi. Beh, la lampada più comodo, magari poi la implementano. Ma aspetta, volevo chiedere una cosa, ma mi sono scordato, niente. Non c'è possibilità di metterli in pausa, Luca Parri, mi dispiace, ti attacchi, ma basta andare in un punto tranquillo come questo e mi mettete in pausa. I nemici ti seguono fino a un certo punto, quello che sì, vedere. Alcuni ti seguono tanto, altri ti seguono molto meno. Non credo che tu sia di queste parti. Allora, scusami, se vai nelle opzioni, prima di qua, vai a destra, la terza icona sopra la prima riga, facciamo un attimo vedere, comandi, è possibile, vedete, sensibilità visuale, auto aggancio, auto aggancio, questo qui, predefiniti,
Ok. Versione controller, ok. Ambiente, sottotitoli, interfaccia sì, musica, effetti sonori e così via. Luminosità, vabbè, bene, solito. Qui. Rete, potete scegliere se l'abbinamento del matchmaking è locale, locale mondo, Italia, locale Europa. O Europa, non lo so, è mondo, mostrare l'ID online o meno, abbinamento password, questo per le partite, e esci dalla partita, non c'è la possibilità di settare i tasti. Sento dei rumori. Stasera troverete il video su Twitch per chi non lo sta guardando in questo preciso momento. Non si sta godendo questa... questo sfoggio di classe in diretta. Risponde ai amici, limitate limitato, non mi è capitato perché non sono morto 12 volte nello stesso punto, è raro, sono, cioè forse sì, però ho notato sempre i stessi nemici, questi sono gli uccelli che sembrano tranquilli. Cioè, ma tipo la tua attitudine in questo caso è attaccare per primo? Sì, no, tu devi studiare il nemico, sai, studi il nemico, allora, alcuni amici ti attaccano subito, altri no, allora tu in base a quello ti tagli, ci sono altri che se sbagli ti fanno fesso, ti uccidono oppure no. Il peso non esiste ragazzi, è stato tolto, attenzione questo qui. Il peso degli oggetti è stato tolto, sì. Il peso degli oggetti è stato tolto adesso, perché anche perché in realtà le armature rivestono un ruolo meno importante, nel senso che io ho fatto una... Allora, vi dico soltanto un hint spoiler. C'è una quest che va fatta soltanto se indossate una certa armatura. Potete salvare un personaggio. Quindi è importante cambiare armature. Ognuno ha delle sue caratteristiche. Chi è più forte in difesa, chi più impatto, chi più attacco arcano e compagnia. Però rivestono un ruolo meno importante, infatti non sono potenziabili le armature. E di conseguenza i sviluppatori hanno tolto di mezzo. Adesso se lo attacchi subito recuperi... Recupero cosa? Dimmi un po'. Energia. Ti ho rotto il culo, eh? Quindi non c'è un massimo peso trasportabile. Questo ma è comparso adesso? No, ci sono già prima. Tipo la molotov come la vita. Il personaggio risponde bene ai comandi, assolutamente sì, nonostante il gioco vada a 30 frame al secondo non stabili. State vedendo in realtà ci sono ogni tanto qualche piccolo che non prendi la roba dal dal tipo. Il frame rate va anche a 20 tranquillamente, non è stabile, però comunque cioè si gioca. Qui per esempio potresti abilitare, se non sbaglio, l'ingranaggio, no? Lì mi pare. Ma quello... dici lo miglioreranno con la pezza? Forse sì, però diciamo che no, il problema sono più i caricamenti. Però assolutamente non è fisso a 30. William Scotto, come ti stai trovando Tanzan con un nuovo combat system senza scudo? È la mia paura più grande. Cambia il sistema. Se voi eravate i giocatori di spada e scudo nei Souls precedenti, adesso dovete cambiare impostazione. Se invece avete giocato i Souls con molta agilità, ci sono tanti PG su Souls, sì, che giocavano quasi nudi addirittura, sì, sì, con lo spadone, vi troverete più a vostro agio. Però qui è più schivata, ci sta anche il bar e roll, però soprattutto quando correte bisogna prendersi mano, perché e non quindi è, bisogna prendersi non è mano momento immediato, bisogna stare attenti, ricordate che ci sono più nemici che vi attaccano, non sempre è possibile fare come sta facendo Marco adesso, comunque non sempre paga, quindi in realtà il gioco vi costringe a imparare di nuovo certe dinamiche pur rimanendo fedele a canoni classici del genere. Ci vogliono 40 secondi Luca Biancone, assolutamente sì, dai 15 quando si va del sogno del cacciatore, però vedi, sta recuperando un po' di energia adesso, è recuperato. Ecco, ti attaccando ben... un pezzo, non... che poi è morto. Andrea Vultaggio, pensi che il nuovo sistema di combattimento... è morto? Il fuoco me devasta. Pensi che il nuovo sistema di combattimento possa convertire chi non è fan dello stile di Dark Souls? Convertire chi non è fan dello stile? No. Sicuramente questo è un po' più action, ugualmente difficile, però un po' più dinamico. Magari chi dà fastidio che stai lì con lo scudone di pietra, ti metti a sparare tutto. Però c'è da prenderci mano un sacco, perché ad esempio, cioè, venendo ai Souls, mi viene sempre a premere L1 a me. Sì. Allora... Marco Bosi, vabbè, parla di altre cose. Le invasioni? È vero che non si può essere invasi da altre persone se si è da soli a giocare, se si è offline. Se si è online credo di sì, ma purtroppo i server erano... Te hai giocato sempre online? Sì, ho giocato sempre online, ho potuto giocare, ho visto altre ombre dei personaggi che giocavano, però non mi è capitato. Una delle tue note è stata valutata positivamente, grande. Forse quella lì, che ci avevi scritto? Puzza di anziano. Puzza di anziano. Bello. Qualcuno ha valutato puzza di anziano alla grande. Non è male, Stefano, le armi sì, sono potenziabili. Come dicevo, con le gemme di sangue. Dopo, se magari ce la facciamo, carico giusto per farvi vedere com'è il menu, senza spoilerare, così Marco non piange.
Ok, ora mi sembra che ho recuperato un po' di cose. Nel trailer Sinangelo puoi, dice che puoi trasportarsi davanti a dietro il nemico. Questa abilità è insita di tutti i personaggi. Purtroppo non l'ho visto. Se si tratta di fare schivata, sì, fa due schivate e vai all'indietro del nemico. Se invece è una caratteristica che si apprende più avanti, altrimenti. Bisogna prenderci una, perché non è iperimmediata. I vestiti non pesano, gli oggetti si consumano, le armi si consumano, ma in realtà devo essere sincero che il consumo mi è parso abbastanza tranquillo, nel senso anche dopo parecchio tempo, una durabilità ad esempio dell'Ash 250 è arrivata a 200 dopo parecchio tempo. Quindi diciamo che tutte le caratteristiche del peso del personaggio e della durabilità sono meno importanti in Bloodborne. In Bloodborne secondo me il sistema di combattimento è superiore. Di contro tutta la gestione del peso, queste cose qua, è semplificata. Beh, certo. Evidentemente i sviluppatori hanno detto guarda, adesso si gioca molto sulla, ancora più sull'abilità del personaggio, anche gli altri sono abilità, però comunque sai, arrivavi con dei scudi 100, cercavi, facevi certe cose per andare a contrastare la difficoltà, no? Mm-hmm. Tranne alcuni boss che erano impossibili, senza l'abilità pad alla mano. Qua invece no, è tutto abilità, e per adesso non ho incontrato boss indistruttibili che se gli dai una spadata non vengono, come dire, non vengono... Stunnati, sì. Quindi non vengono disorientati. Anche i boss giganti possono essere disorientati. Se gli date 3-4 colpi ben assestati, li mandate un attimino in disorientamento. Quindi è importante l'abilità del pad, meno alcune caratteristiche RPG che pur ci sono, sia ben chiaro. Scontri memorabili assolutamente ci sono sti. Ho trovato tanti personaggi differenti, non tutti ispirati, ma davvero ho trovato almeno una quindicina di variazioni già a metà gioco di personaggi secondari. Mm-hmm. Più questi, ho contato 7-8 boss già. Ma tipo... Non tutti, vedi quanti sono, poi tutti attaccano, sì. Ognuno tipo... ha un tipo di attacco più lento, più veloce. Chiaramente c'è sta il discorso se armatura. Se lasci premuto R2, ti fa un attacco potenziato. Okay, che io uso spesso a distanza dei nemici. Carico. Questo qua, per esempio, vedi quest'arma... Fa attacchi più di ampio raggio, ti permette di colpire più nemici in contemporanea. Salvatore Cappai, nel corso della storia incontreremo qualche personaggio oppure no? Anche per i vari dialoghi. Assolutamente sì, ci sono le zone centrali in cui i personaggi sponano. Ma scappa fuori, cioè fammi capire. Sono tantissimi, però attacca. Così lì. I personaggi sono abbastanza leggeri, però devi stare attento, li fa una schivata a quel punto. Mentre vedi che ti stanno attaccando, premi una schivata perché il personaggio è molto più reattivo rispetto ai Souls. Se voi utilizzavate personaggi lenti in Dark Souls, che utilizzavano magari magie, no? Mm-hmm. Che facevano tutto il tempo così, qui non è più il caso. Qui è tutto molto dinamico, molto veloce. C'è l'attacco forte in corsa? Ma ti faccio... Allora... Sì, non l'ho beccato. Allora, appena uccidi questi due ti faccio vedere le altre caratteristiche. Per un titolo next gen che punta così in alto, 30 frame stabili, non sono un po' la ciofeca, dice Jacopo Minozzi. Diciamo che un titolo next gen nel gameplay è anche comunque tecnicamente molto migliorato rispetto a Dark Souls, tecnica pura. Però From Software non è tanto bravo a ottimizzare i titoli, a renderli iperfluidi, non c'è mai riuscita, tranne su PC, ma ovviamente lì vai sulla potenza bruta, non è ottimizzazione. Anzi, se riuscite a Dark Souls 1. È un po' la ciofeca, ma il fatto che comunque se il gioco è da 9, 9 e mezzo non cambia nulla, ragazzi. Purtroppo non è da 10 anche per la grafica, ad esempio, non lo so. Però comunque vedete a livello artistico è stra ispirato. Dai un attimo qui, voglio farvi una cosa. Allora, con R2 se si lascia premuto, vedete fa questa cosa qui. E questa poi serve? Se cambiate l'arma e premete R2, poi in base all'arma, in questo caso no, è possibile caricare il colpo. Vedete, io ad esempio posso fare così, sto attaccando con l'arma potenziata, poi premo L1, no, questo non lo fa, no? Ah sì, vedete, ho cambiato la configurazione dell'arma, quindi attacco con l'arma singola, 2, poi premo L1 e cambio, oppure attacco con l'arma singola, premo L1 e ricambio tutto. Vedete, potete fare in corso, oppure fate l'attacco, poi sparate, poi riattaccate, quindi ci sta grande fluidità nel sistema di controllo. Tipo te questi 4? Ma questa è un'arma, per esempio, vedete, io uso la lascia che ovviamente c'ha un attacco molto superiore. Dovete stare attenti comunque. Tipo te, io avrei utilizzato una fiala adesso. Vabbè, però provi anche a colpirlo, vedi. Sì, adesso meglio usarla perché ovviamente
ho poca energia. Però quando si viene colpiti, mo ti faccio, forse non hai notato anche che sei troppo preso. Se si viene colpiti, mo non ti voglio far morire però. Vedi? Adesso posso recuperare un po' dell'energia. In che modo? L'ho colpito, io avevo perso. L'ha recuperato, ok. Sto recuperando un pezzettino, tieni. Aspetta. Questo però vale solo. Vale solo per la mischia. No, cioè, devi colpire l'avversario, anche con la pistola. Devi colpire l'avversario. Quando ti colpiscono, c'hai un'energia che in alto senso che puoi recuperare. Luca Perdice, siccome è importante l'abilità al pad, quanti bimbi lo porteranno in negozio? Spero nessuno, ragazzi. Allora, se non avete mai giocato a un Souls, l'impatto col gioco è devastante. Morirete tante di quelle volte. Beh, idea. Certo. Però, utilizzate un attimino il cervello, non soltanto l'abilità al pad, perché lì non è questione soltanto l'abilità al pad, è questione di capire come attaccare gli avversari, quelli che sono più lenti ad attaccarvi, quelli che vi stunnano, che vi disorientano. Quindi voi capite questa cosa e cercate di attaccare nella maniera migliore. È un gioco che davvero vi porta a capire come affrontare gli avversari. Ma non dovete essere dei super pele del pad a priori. Però dovete capire come attaccare gli avversari. Se sono più deboli al fuoco, alle armi forti, alle armi veloci. Questo dovete fare con i Souls. Dovete abbandonare i button mashing come altri action, no? Laddove baionetta per morire? Laddove baionetta? No, colpisci, no. Ma ah, volevo vedere se potevo. Cioè, quanto potevo tornare su. Ad esempio, baionetta e tanta vita al pad. Tanto però vedo questi mostri che. Cioè, da dove arrivano? Stanno ovunque, stanno. Ci sono un miliardo. Laddove baionetta, anche lì è tanta vita al pad. Però lì è tutto sulla vita al pad. Qui dovete studiarvi i nemici. E quando sono tanti, o fuggite o attaccate subito. Dovete essere aggressivi. Se siete troppo attendisti, non paga. Se siete eccessivamente aggressivi, non paga. Perché magari finite la resistenza, volete dare un quinto colpo. Lui comincia a barcollare, il nemico ti dà una lasciata in testa. Ho notato che viceversa, però se state troppo tempo a fare schivate senza attaccare non va bene, anche perché ogni arma ha c'ha dei colpi che disorientano l'avversario, anche i nemici forti, anche quello con la sciona. La spadata sopra così lo disorienta, certo, anche se è fortissimo lui. Ovviamente altre no, quindi dovete calcolare che al terzo colpo lo colpite disorientandolo, quindi potete riaffondare e poi schivare dietro. Molto figo da questo punto di vista. Ho notato che ci stanno veramente un sacco di nemici. William Scott dice: speriamo che non rompano il Day One. L'hanno rotto ampiamente. Beh, rotto il Day One. Comunque, poi il gioco esce domani. Non ufficialmente. Come valutate il doppiaggio? Nella media non dà fastidio. Io sto giocando in italiano anche perché così imparo tutti i termini. Si può mettere l'inglese tranquillamente. Andiamo un po' in chat adesso, va? Siete sempre attorno a 800. Cali evidenti del frame rate ci sono in determinati punti, pochi, ma il gioco è giocabilissimo, la risposta ai comandi è sempre buona. Perché la ripresa della vita vale perché le animazioni sono tagliate, nel senso le animazioni non sono iper lunghe. Soltanto un tot, ma in realtà se sei molto bravo recuperi quasi il 90% del quello perso. Devi riattaccarlo subito in pratica. Sì. Anche perché di solito quando vieni colpito è perché ti hanno dato un colpo che dopo ti rallentano, diciamo. No, ti dicevo, ho notato che è vero che per recuperare gli echi di sangue devi essere coperto di sangue, altrimenti non li ritrovi, una cazzata. È molto leggenda sta cosa. È una cosa incredibile. Le armi si rompono, ma è abbastanza semplice aggiustarle. Comunque hanno un buon tasso di robustezza. C'è anche le molotov, puoi anche un attimino cominciare a personalizzarti. Lancia? Premi start, metti degli oggetti veloci. Io non ho ucciso questo. Infatti, l'hai recuperato quasi tutto. Ok. Mettiti gli oggetti. Molotov. C'è 10 molotov, col quadrato si utilizzano. Col quadrato si utilizzano perché? Devi prima cambiare con le frecce con il digitale a destra e a sinistra. Ma non va a sinistra. Scusami, sotto, volevo dire. Sotto. Ok. E quadrato poi la lanci, ecco. Però ti sei tolto tutte le armi, eh? Metti qui. Bravo. Prego. Tipo adesso io devo attaccarlo al volo. Ok, quello, capito. Allora, le armi, come vi dicevo prima, Tansk, sono inferiori rispetto a Dark Souls, ma sono molto più complesse perché hanno le gemme incastonate, perché hanno attacco leggero, pesante, attacco doppio, doppia configurazione dell'arma,
E poi ci sono le armi da fuoco, quindi si possono creare tutta una serie di combo legate alle armi che prima non erano possibili. Possibile. Breganti che dice la fisica non lo fa impazzire, il fatto le complementazioni, non complementazioni anche tra personaggi, ma non è mai stato. I Souls sono sempre stati giochi abbastanza sporchi dal punto di vista puramente tecnologico, no? Sì, sì. Poco ottimizzati, ma anche evoluto, perché sono quei giochi un po' rustici. Ma non è quella forza, ragazzi. Se pensate ad avere la super grafica, super fluidità, super animazioni, non è questo il gioco. Ma detto questo, cioè tutte le caratteristiche che hanno reso famosa la serie, se avete mai giocato un Souls, che lo rendono un gioco eccezionale, dove è davvero iper appagante dal punto di vista proprio tecnico. Attenzione, adesso sto messo malissimo. Beh certo, un gioco a 60 magari avrebbe un altro effetto. Certo, Raffaele 86, se non ha mai giocato a un Souls, può avvicinarsi a Bloodborne? Sì, preparati a frustrazione estrema, ma puoi tranquillamente avvicinarti a un Souls. Antonio, avete intenzione di fare una serie su Bloodborne? Fateci sapere anche voi, ragazzi, se siete interessati. Purtroppo Marco non vuole giocarlo, quindi... No. Quindi ci sarà con me magari ad esempio Matteo, no? Perché che è bravissimo. Non è che è un rimpiazzo, ma semplicemente perché Marco è uno stronzo. E quindi. No, beh, questi giochi devono essere mangiati con calma. Anche perché sennò faccio solo figuracce. Ma quindi a chi piaceva il mago della serie solo non troverà una controparte magica? Questa è una bella domanda, perché sempre è sempre no, stato. Tendenzialmente no. Nel senso che assolutamente è possibile sviluppare la parte legata alle armi da fuoco e all'arcana. Però il gioco è incentrato sul cacciatore, ok? Un cacciatore che può essere più bravo con le armi potenti o con le armi leggere. Che può avere più facilità con attacchi di tipo elementale sull'arma, però comunque il gioco è incentrato sul mago. Longevità, non l'ho finito. Leggevo di gente che l'ha finito in 24 ore, ma gente che l'ha finito anche in 40 ore. Giornalisti italiani e giornalisti stranieri. Edge e IGN l'hanno finito in 40 ore, passa. Sì. Altri finito però senza i Alice Dungeon, no, niente. No, esatto. Invece ad esempio Francesco diceva di Evriai, diceva che l'ha finito in 23-24 ore, però poi c'era addirittura. Sì, vabbè, poi dipende da come lo giochi, quanto sei bravo e come quanto fai gli extra, però, perché ci sono diversi extra, diversi, ci sono 8 boss facoltativi, 8, e se sono difficili comunque perdi almeno mezz'ora boss o 20 minuti, no? Quindi già sono diventate 4-5 ore in più. Ci sono diverse scorciatoie che potete saltare, personaggi secondari. Poi c'è la nuova partita Plus, classica. E poi ci sono i Chalice Dungeon, che hanno una longevità infinita. Fra poco ci arriviamo. Cappella Grossa, che evidentemente è venuto qui a rompere le palle, perché sta screditando il gioco a priori dicendo che non giocherà The Witcher 3. Questo dicendo gioco... che non giocherà The Witcher 3. No, giocherà The Witcher 3 anziché questo, ma tanto questo con The Witcher 3 non c'entra nulla. Nonno 95, Tanze, non trovi fastidioso il fatto che per ricaricare l'energia sia necessario tornare al sogno del cacciatore? Assorbirsi un minuto e 20 di caricamento? Allora, innanzitutto non si recupera l'energia se si va al sogno. Cioè, perché devi andare al sogno del cacciatore per recuperare l'energia? Cioè, gli oggetti non si ricaricano le fiali in automatico, devi comprarle. Devi spendere i punti esperienza all'interno del sogno del cacciatore, e non sono minuti e 20, perché quando si va nel sogno del cacciatore sono 15 secondi, quindi sono 55 secondi in totale. È fastidioso, assolutamente sì, però comunque si fa, cioè. Però consigli di aspettare ad esempio una patch? No, non lo so, cioè, tempo perso sicuramente il caricamento, però adesso non è che dici non gioco il gioco perché lo carica troppo. È un peccato, fastidioso, assolutamente sì. Stronzi From Software, quello sì, però Vabbè ragazzi, c'era noi chissà quante pressioni per uscire presto questo gioco. Quei cosi che sparano mi stanno veramente. Perry non è buono, passa il pad a Tanzan e va a giocare a Mario Kart. Ma porca cattiveria. Io mi sono avvicinato al genere giocando Lords of the Fallen, pozzi ve. Posso trovarmi in grossa difficoltà all'inizio? No, in media difficoltà, ma sappi che questo rispetto a Lords of the Fallen c'è l'abisso di qualità, Di numero di nemici, cioè sono veramente tanti. Non sempre, comunque. Però quando ti acchiappano questi, ad esempio, vedi? Il gioco non uscirà mai su PC, ragazzi. È una rottura di palle. Anche se Sony ha fatto una petizione, il gioco non uscirà mai su PC perché l'IP è di Sony. Su PC uscirà Dark Souls 3 quando sarà? Su PC? Beh, ormai Dark Souls è un brand multipiatta, quindi. Certo.
Le ambientazioni sono varie o monotone, varie, non eccessivamente, perché comunque Yharnam è enorme, quindi rimane Yharnam, però ci sono dei bei scorci e poi non si va soltanto a Yharnam, cioè si esce fuori, si va sotto, c'è il bosco, si è visto anche in diversi... Ambientazioni te ne hai viste infatti, sì, parecchio? Sì, abbastanza, però comunque tieni conto che Yharnam è immensa, cioè ti occupa 15 ore di gioco, quindi per farvi capire che comunque è importantissima. Che la gente flamma. Steppia dice sì, vedere una persona che gioca e che muore e deve rifare la stessa cosa non deve essere divertente. Assolutamente no, dovrebbe essere divertente se lo giochi. Sì, però è bello anche a certi punti, poi finalmente capisci le dinamiche e cominci a esplorare. Ma sì, tanto. Ma te l'ho detto, questo giochi a prendere con calma, ragazzi. Cioè, non è che pretendete. Dark Ares giustamente dice che nessun Souls la scelta iniziale pregiudica il gioco. Che razza di domande sono? Ragazzi, non tutti hanno giocato Souls precedenti, eh. Spod, quest'area devo fare Spod Mals, no? Tanzen, no, puoi anche saltarlo se vuoi. Cioè, tipo correre di fretta? Tanzen, non hai avuto problemi con le fiale? Ne hai sempre trovate in abbondanza o a volte ti sei trovato in difficoltà? Diciamo che è abbastanza generoso come fiale, in certe volte mi sono trovato in difficoltà, ho dovuto farmare un attimino o tornare nel sogno del cacciatore per comprarle, se c'ho io degli ecchi di sangue a disposizione. Le armi si scelgono all'inizio, si trovano comunque avanti nel gioco o la scelta iniziale ne preclude l'utilizzo? Però. Si trovano anche avanti nel gioco, si acquistano. Però per qualche ora, non mi ricordo quante adesso onestamente, si ha solo quella perché non c'hai i soldi, perché non c'hai tutto quanto. Ci sono le armi a due mani o c'è solo l'arma col pistola a due mani? Dunque, qua non va a nessuna parte, no? C'è il tipo con... Questa comunque è a due mani, tra virgolette, nel senso che non puoi utilizzare la pistola, giusto? Sì. Non ci posso andare. Apri dopo qua. Ok, là c'è sta quello. Eddie MC92, ma allora siamo sicuri che sia da 9, 9 e mezzo? Sì, siamo sicuri, Eddie. Hai letto le recensioni in giro? Pare che il gioco sia almeno da 9. Poi c'è chi 18 e mezzo e chi 9 e mezzo. Più che altro ho finito le fiale e sono messo di merda. L'arma Skido 7700 non toglie sempre 22 al nemico, toglie anche 100 se l'avete potenziata, perché poi avete anche dei potenziamenti per l'arma. Detto questo, come dicevo qualche minuto fa, qualche decina di minuti fa, le armi servono più per disorientare il nemico. Allora, si corre sto pezzo? Ah, poi. E dove devo andare? A sinistra, vediamo salire, qua. Scale e poi tutto. La malizia. La malizia. I cali si avvertono ma non danno fastidio, il gioco è tendenzialmente fluido. Ah, qua? E comunque la risposta ai comandi è sempre ottima. Bravo. Tu devi andare in fondo? Che? Là in fondo devo andare? Sì. Ci sono missioni secondarie? Sì, non è che le vuole attivate. Oh, c'è una missione secondaria. Però parlate con certi personaggi che vi chiedono certe cose. Se vi trovate a passarci, ad esempio c'è un personaggio che vi chiede di trovare un posto sicuro, voi a un certo punto sbloccherete un posto sicuro, tra virgolette, una cattedrale. E allora se tornate nel punto dove c'era quel personaggio, gli parlate e dite vai lì e lo troverete lì, che vi può dare qualche cosa, qualche oggetto, oppure c'è un personaggio che potete tranquillamente saltare, ma col quale se ci parlate dopo potete summonarlo per un boss. Quindi comunque come al solito è un gioco che se esplorate fate cose molto più fighe, se non esplorate potete lasciarlo. 8 boss, sì, però, vabbè, 8 boss sono facoltativi, onestamente finirlo in 20 ore se non è una cazzata, vabbè, cioè nel senso. Senti, se me la faccio tutta la corsa. O sei Super Pelé, bravissimo. Però 20 ore probabilmente non hai fatto tutti gli extra. Ed è un peccato, perché comunque fare gli extra te lo godi. Vero è che c'è la nuova partita plus. Quindi magari potete lasciare la prima volta, la seconda volta vi dedicate a sbloccare tutte le cose secondarie. E poi ci sono i calici. I calici al di là del primo si ottengono con i boss facoltativi. E i calici ti aprono tutto un mondo di gioco sul quale ci torniamo a breve. Sì, dico, mi devo fuggire perché altrimenti non facciamo vedere nulla. Sì, cioè, infatti. La trama è sempre molto criptica, la storia è sempre molto critica, critica, l'ambientazione è eccezionale, molto affascinante, vai, vai. Ci sono andato anche prima comunque, qua. Non mi aiuta. Poi ci stanno adesso le cazze delle torture. Ma Perry ha già chiesto scusa al Tanzen per le cose brutte che ha detto domenica sera? Che cosa hai detto brutto nei miei confronti domenica sera? Ma tipo? Andmin. Forse ma domenica sera abbiamo pubblicato la sala giochi di... Che mi ha offeso nella sala giochi di... Vabbè. Andmin, dici cos'è, così picchio per in diretta. Cosa è brutta detto? Bello, questo mi segue. Non so, adesso. Oh, ma non l'ho detto più.
L'ambientazione è valida perché ci sono cunicoli, ci sono scorci migliori, ci sono le foreste e tutto. Però ovviamente l'ambientazione è questa. Attenzione, non andare a destra. Una delle tue note è stata valutata positivamente. È piaciuto tantissimo Puzzate Anziane. Il problema è che sono messo male. Ah no, a sbaglio ho ripreso la vita. Perché? Perché non andare a destra. No, ferma, ferma, dove cacchio vai? Ammazzami il cane. O qua? Vai sotto. Però ammazzami il cane, è unico. Ragazzi, la chat la sto leggendo molto suonando a ritroso. Le armi nemici attraverso i muri no, però potete colpire attraverso una scala, sai, che la betti in un momento così. Vai qui, sì, vai di che ti conviene andare qui, via, prendere un attimo quell'anima che sta lì. Secondo me Frammenti Bloodborne... pietra del sangue che serve? Che? Frammenti pietra del sangue. Per il potenziamento delle armi. Il solito canale di game, Tanzen, ho letto che forse uscirà anche su PC Bloodborne. Se Bloodborne è di Sony non uscirà mai su PC, se Bloodborne è di From Software uscirà su PC fra qualche mese. A me pare che sia di Sony. Quindi qua, ok. C'è la possibilità di respeccare il PG? Per adesso non l'ho trovato, qua, potrebbe esserci. No. Vi dirò queste cose, purtroppo nessuno ne ha parlato nelle recensioni. Io cercherò di scoprire anche queste cose, se c'è la possibilità di rispeccare, quindi di ripotenziare da zero il PG. Tanto ci sarà il solito oggetto come su Dark Souls 2. Allora Anto, qua mi hai detto non devo andare a sinistra? Perché? Si può contrattaccare, sì, perché ti fanno un mazzo secondo me, se vuoi quindi provare. Poi lì c'è un boss in fondo là, che non potrai mai fare. Però se vuoi farlo vedere vai a sinistra. Volevo, se, basta che corro, tanto no? Dopo andiamo, carichiamo il salvataggio, sì. Ma infatti sta cosa è il salvataggio? Non sovrascrive... No, io ho messo un altro salvataggio, ho messo. Si possono fare più salvataggi nel gioco. Dove sta il boss, qua in fondo? Il giocatore sale di esperienza se tornate nel sogno del cacciatore. Non è questo, immagino. No, vai avanti. Cerca di dare pure questo. Attenzione agli auxili. Eccolo. Pronto a morire? Vai. Non c'è manco fiale. Vabbè. Questo è un boss che si è visto diverse volte. È il lupetto? Dato arriva, dall'alto. Ecco, vedi, qui tu non lo sai, però lo sai qua... questo qui, però adesso non puoi più fuggire. Non posso più fuggire perché? Ecco. Chierico bello. Questo è facoltativo, sto boss, ragazzi. Addirittura? Mi pare sia facoltativo, perché nel senso che dopo qui non fai nulla. Non vai avanti, devi uccidere padre... Ah, sono fortissimo. Devi uccidere padre Gascogno. Mitico padre Gascogno. Quello ti permette di andare avanti nella trama. E andare avanti. Ah, l'ho spugnato? Ah, no. Bah. Questo boss l'hai ammazzato? Si può livellare, ragazzi, sì. Si può liberare uccidendo gli echi, ottenendo echi di sangue. Ma vi faccio vedere un pochino. Mai visto Perry così serio. Beh, vabbè. Ma direi che mi ha rotto il culo. Vabbè, dai qua. Interessante. Allora, io dopo adesso... Dopo di qua si prosegue, tipo? Sì. No, qui non si prosegue, perciò dicevo che è facoltativo questo. Cioè, lo fai e vai, prendi il calice. Sì, forse ti dà un oggetto importante, ma adesso non mi ricordo a memoria. Però comunque questo lo puoi saltare, vai, di attento a Padre Gascogne e continui. Padre Gascogne. Allora. Ha ripreso la vita perché hanno votato la nota. Ok, ogni volta infatti... che votano la nota... Ok, questo è ottimo. Pronti alla morte del secolo. Allora. Questo... Ma adesso te che hai fatto, carico il salvataggio? Allora. No, allora adesso faccio una cosa, ragazzi. Innanzitutto scriveteci in chat o su Twitter se volete che questa saga continui. Oggi siete tantissimi, però non fa testo la prima volta. Se volete che creiamo una serie a pranzo con appuntate come per Bloodborne, scriveteci, dateci l'ok. Anzi, diciamo così, fate cuoricini se volete fare questa roba. Costanticchia. Io adesso sì, purtroppo che Ferri non vuole, quindi io e Matteo lo giocheremo in 20 anni. Va bene, ma non ha senso giocarlo così a corsa, scusami. Non è a corsa, puoi anche rilassarti e giocare. Guarda, interessante. Allora, avete visto il primo boss? Adesso io carico, senza spoilerare troppo, perché ti faccio un'altra ambientazione non rompere. Vai. Carico una partita avanzata. Gioco online. Carico una partita avanzata, vi faccio vedere un po' come funziona tutto quanto, ok? Vai. Vi faccio vedere come funziona il potenziamento del personaggio, vi faccio vedere come funziona qualche altro boss. Livello 41? Sì, sono livello 41. E sai quante ore di gioco? Fate come cavolo mi carica, ma con Santicchia sono indeciso. Ah, allora sono tre. Quindi sei tutti contenti. Abbiamo vai, bravi. La domanda retorica, in realtà, ci mancherebbe. Giocate e non rompete. Allora, dove sto? Ah, ok, perfetto. Allora, io sono diverso. Vedete, questo posso fare a due mani. Posso caricare così. Questo è potentissimo. Butta giù quasi tutti quanti. Butta giù questa mossa. Poi posso far così. Vedete, io posso attaccare. Poi premo.
Vedi? Quindi ho cambiato al volo l'arma. Viceversa, così attacco di là. Poi c'ho ovviamente le varie cose. Allora, che succede? Senza spoilerare troppo, vedete, io qui posso andare in vari punti. Questa è la tipa che vi permette di parlare. Tornato, questa mi piace, il doppiaggio. Che cosa desideri? Ma che è quella di God of War? Sì, in canale gli echi di sangue, ok? Vedete, io posso, sfruttando gli echi di sangue, potenziare vitalità, resistenza, forza, abilità. Vedete, io adesso sto... Quanti punti? Sto puntando molto sulla forza, come al solito, perché la forza va a aumentarmi i punti vita, la difesa fisica... Tre punti per livello, come su quell'altro? No, no, un livello alla volta. Ah, sì? Sì, sì, un livello alla volta. Vedete, adesso sono necessari 10.420 echi di sangue, sono livello 41. C'ho 13 punti intuizione, quindi sfruttando gli echi di sangue è possibile potenziare il personaggio, ok? Quindi puoi per 13 volte evocare qualcuno? In canale. Anto? Che? Con i punti intuizione. I punti intuizione posso evocare. Vedete, io c'ho qui, uso la campana del richiamo, poi il marchio del cacciatore ardito che ti permette di fuggire, le monete lucenti permettono di illuminare il buio se non c'è una torcia buona, e la carta infuocata può embeddare, infondere il fuoco e così via. Poi abbiamo messaggero della voce, possiamo ottenere oggetti, guardate quanti ce ne sono, i materiali per potenziare, le armi, vedete, queste sono le armi che ho ottenuto, mannaia dentata, che posso comprare, la lama sacra di Ludwig, che è un personaggio che si sblocca, se potete anche non sbloccarlo. Ma te tipo che arma c'hai adesso? Io c'ho l'ascia. A livello? Cioè l'hai potenziata comunque. Sì, ora l'ascia la faccio di come si potenzia. Poi qui in realtà devo ancora sbloccare i punti intuizione. Ah no, invece l'ho sbloccato adesso, perfetto, vedi l'insieme, che è la prima volta da vedere. Compro con intuizione, scambia punti intuizione con i messaggeri per acquistare e vendere oggetti. Ah, ok. Quindi in realtà i punti intuizione, anziché utilizzarli per evocare la campana, posso utilizzarli per miscela di sangue acre, la carta infuocata, che è importantissimo. Campana echeggiante piccola per aiutare i cacciatori di altri mondi. Echeggiante sinistra per inimicarti un cacciatore di un altro mondo. Oh, vedete? Questo l'ho sbloccato adesso. Inserisce un'arma di forza. Ah, vabbè. Ho sbloccato adesso sta roba, vedete? Vivo. Le tenute, posso comprarle con i guanti di Gascogna. Ah, porca vacca, ottimo. Vabbè, questo adesso stasera vado a giocare. Sì, ma alla quanti grande. Punti ti ci vogliono? Tipo, 3, ma io ho tanti. Ho 13 punti di intuizione più ho i teschi. E l'hai sbloccato i punti di intuizione con gli oggetti? Giocando, sì, sì. Ottenendo poi i teschi. I teschi sono questi, guarda. Leggo questo che è un QR imbarazzante. Conoscenza del folle, vedi, posso sprecarli per ottenere i punti di intuizione. Quindi ce l'ho 13 più 11. Poi, allora. Cosa sono i Chalice Dungeon? Andiamo a vedere. Bravo, fammi vedere. Faccio vedere un Chalice Dungeon anziché far vedere il nemico. Aspetta, quindi... Che mostro hai ucciso facoltativo per quello? Adesso faccio vedere. Concludo innanzitutto facendovi vedere il potenziamento. Abbiamo il deposito. Potete mettere tutto quanto qui. Guardate quanta cacchio di roba. Poi abbiamo qua l'altare che permette di ottenere le rune. Non ancora sbloccato. E poi l'officina. L'officina permette di rinforzare le armi. Vedete la sega, purtroppo adesso non c'ho nulla, non c'ho gli echi del sangue. La sega lancia, lascia. Lascia da cacciatore è più 6. E c'ha 3 slot. Vedi, c'ha attacco fisico 161 più 72. E c'ho 3 slot di potenziamento per le gemme. I Kirkhammer, e questa che è bellissima, l'ho presa da poco. Pistola cacciatore 2, pistola di petizione più 3 e la torcia. Adesso posso riparare. Vedete, la robustezza dell'arma è 2,41 su 2,50, posso utilizzare 46 echi per aggiustarla e posso rinforzarlo con la gemma di sangue, quindi il Tontrius più 2, posso metterci un attacco più 0,9, più 7,2, attacco fisico e attacco impatto e così via. Io con l'ascia del cacciatore ho già 3 rune, vedete, 1, 2 e 3. Io ho messo 3 cose differenti, vedete, recupero punti vita massimo, potenziamento fisico e roba del genere, c'è i bonus permanenti anche grado C, grado D, grado A, adesso non c'ho ancora armi grado A. Così. Quante, cioè, come puoi gestire il fattore build con le armi che c'hai attualmente, cioè quanto si differenziano tra di loro? Discretamente, perché comunque è sempre legato al cacciatore, però vedete, con la gemma di sangue ho potuto attaccare il recupero potenziale dei... S1 come si dice, vabbè mi verrà e me lo dico, anche la potenza fisica con punti vita massimo, potete aggiungere effetti di avvelenamento, effetti fuoco e tutte queste cose qui, okay. Si differenzia ma non tantissimo, e poi
Vedi anche la pistola. Tipo pistola ripetizione, mettila un po'. Attacco del sangue, può essere potenziato del 12%. Io man mano che la potenzio posso sbloccare 3 slot. Vedete, adesso ce l'ho sbloccato soltanto uno. Un'altra arma che ho a disposizione è questa qui, vedete? Questa qui. Se premo L1, anziché fare arma a due mani, infonde. Questa che è il tonico. Sì. Vedete, posso... Quindi con L1, anziché mettere arma a due mani, infondo energia elettrica. Ok? Questo perché l'hai potenziata in questo esatto. modo. Allora, prima andiamo a vedere un posto. Allora, questo è un po' di spoiler, però non sapete come ci sono arrivato tutto quanto. Grande cattedrale. Si dà troppo peso all'hype, dice. Quanta gente di quelli che sta in chat, ragazzi, quanti di voi hanno giocato almeno un Souls? Farete una serie su Bloodborne, Stefano? Sì, se a quanto pare. Doppiaggio media. Esistono attacchi ad aria, cosa intendi? Quello, beh, là, tipo quello che hai fatto vedere prima. Esatto. Sì. Poi c'hai gli oggetti per fare colpi a distanza, i Molotov e compagnia. L'equipaggiamento si può potenziare in termini di armi, non in termini di armamentario. Si può liberare il personaggio, l'avete visto. Il livello dei nemici dipende dal livello raggiunto dal personaggio? No. Fanno sempre male in realtà. Anche il nemico iniziale sì. fa male. Hai visto? Quelli là comunque. Beh, però, beh, tipo adesso stai a livello 40. Ti fa meno male. Però se ti fanno 3-4 attacchi ti tolgono mezza energia comunque. Non è che diventano insulsi. No, certo, come insulsi che vi attaccano e così. Allora, questa è la cattedrale. Ah no. Dove cazzo sono andato? No, questa è, qua ho ucciso un... Non so perché ho scelto questo. Vabbè, qui ho ucciso un boss molto forte, ieri sera proprio. Vabbè, vi faccio vedere da questo punto e poi arrivo fino alla cattedrale. Allora. Fatto, mi piace troppo come cambia l'arma. Ti dà un senso di potenza proprio, eh. Lo fai prima di attaccare i nemici. Allora, qui abbiamo... Questo, per esempio... È lento, però se ti colpisce ti fa un mazzo okay, così. Però così, ad esempio, io adesso ho imparato che questi nemici sono lenti e quindi è importante attaccare a distanza, caricare e fai un mazzo così. Poi qua sono abbastanza potente per loro. Questo invece ti fa un mazzo così. Nel frattempo però si altro tutto. Ma la starma è una bomba. Sì, sì, vabbè, ma è super potenziata, è più solo. Però adesso diventa problematico, cioè nel senso comunque. Adesso quanto mi toglie comunque, ecco. Puoi potenziare anche l'utilizzo delle fiale di sangue? Porca di... No. Cioè, puoi aumentare il numero. Ma non la forza. Non la forza. Poi vedi, c'ho la nebbia stordente, il monocolo, pastiglia, sangue da bel, carta da fulmine, non la utilizzo. Carta da fulmine. Fulmine. Che sta attaccando? 860, non gli faccio nulla, ovviamente. Però mi può servire, ecco. Porca di quella vacca. Okay, avete visto che ho fatto un attacco anticipato. No, ho sbagliato io perché c'ho l'arma singola. Però comunque è pesante. Cioè. Tecnicamente potresti sparargli a ruota se ci avessi visto. Poi, attendo. Attendere quando lui fa un attacco magari quelli più stupidi. Questo mi dà 1200, mi dà tanto. Questi si evitano anche con grande tranquillità e facilità. Cioè, meglio evitarli in quel senso, voglio dire. Poi, per esempio, l'attacco di quest'ascia è un positivo il secondo. Il secondo fa molto molto male, quindi dovete sfruttare quello. Per esempio qui, per raggiungere questo posto qua e aprire questa qui, ho dovuto fare un giro enorme. Io in realtà spono nella cattedrale lì giù, per raggiungere questo punto bisogna andare. Io adesso ho fatto questa scorciatoia. Senti, la istanza tra i falò? Quest'arma è gravissima. Sì, per questi nemici. E la distanza tra i falò? Tra le lampade? Cioè sono pochissimi, pochissimi, perché devi sbloccare le scorciatoie. Cioè sono davvero pochi. Quella era un PNG? Alla destra. Non è stato? Ci sono passato mille volte, mi ha fatto un dubbio. Allora, aspettate, ragazzi, posso darvi una notizia in anticipo. Mi dicevate, se uccidendo i nemici 12 volte questi scomparivano, qui c'è un nemico, c'era e non c'è più.
Sì? Sì, sì. Era questo? No, era un nemico in piedi qui, non c'è più. Ah, interessante sta cosa. Quindi dopo 12 volte l'ho ammazzato. Qua ci sono passato diverse volte. Questo è fortissimo. Questo c'ha un attacco tipo di tipo fuori. Lì c'era un nemico e ora non c'è più. Quindi è confermata sta cosa. Sì. Bisogna solo capire quante volte bisogna steccarlo. Questo fa male se vi colpisce. È incazzato, muove in berserk. Vediamo se mi ammazza. Comunque, l'arma questa qua è fortissima, è la mia preferita. Mm-hmm. E soprattutto perché il secondo attacco, non questo, ma questo è fortissimo. Apparentemente stordisce quasi tutti gli avversari, quasi. Questa è la cattedrale. Giusto per farvi capire che ci sono dei personaggi secondari, vedete? Che ho sbloccato giocando. Non ci sono all'inizio, man mano li porti qui, vedi, ci sono diversi. Senti, ma se entravi con il boss ci hai provato? Se trai con il mostro? Non ci ho provato, comunque ho visto gente morire qui dentro, nelle cose. Quindi loro non ti aiutano? No, no. Poi qui ad esempio si attivano ingranaggi, questo l'ho attivato, non potevo attivarlo, però l'ho attivato un'altra volta, e mi ha permesso di andare di dietro e sbloccare quella porta lì. Il level design è tutto composto da scorciatoie varie da sbloccare, quindi in realtà ci sono poche lampade, non fallo si chiamano, pochissime lampade, e quindi la prima volta quando si muore si è costretti a ripartire abbastanza da capo. Fatto una stronzata, però è lento ovviamente. Puoi utilizzarlo il Gatling? Ci sta una sorta di arma avanzata come Gatling. Abbiamo sempre quei due lì sopra. Poi ad esempio qui. Sento qui, sono condannato a morte probabilmente. Perché? Perché sono troppi? No, devo stare attento. Ma vedi come gioco rispetto a te prima? Molto più aggressivo. Soprattutto quando so i miei polli. Quando ho una buona resistenza e conosco i miei polli, attacco. A parte qui sono sgravato. Sì, sono posti dove ci sono passato 2000 volte, ecco, sia ben chiaro, quindi sono un po' meno forti di quando li... Ma, scusa per curiosità. Aspetta. Il nemico che stava lì in mezzo e che ora non c'è più, era un nemico unico? No, non ci sta più perché ho ucciso 12 volte. Ecco, non è un nemico unico. No, magari... nemici unici ce ne sono tipo anche altri cacciatori puoi incontrare. Bento! Porcaccia di quella palracca. Allora, sì, assolutamente ci sono nemici unici. Ciao vecchio. Un po' vedo in giro. Ah, esempio ragazzi, è cambiato, lo sapete? È notte adesso. Esatto. Non è la prima volta che vedo la notte. Quindi praticamente ieri sera ammazzando quel boss, poi sono andato a dormire con grande soddisfazione, ho sbloccato un pezzo di storia avanzato. È diventata notte. Allora, il discorso notte-giorno? In che senso? Come cambia? Cioè cambia in base al tempo e ci trascorri? No, è così, è cambiato. Però è cambiato perché avanzando, hai ammazzato il boss. Avanzando, sì. Mi pare che non sia... controllabile. Poi per esempio guardate qui, ci sta un pezzo che ho scoperto dopo un po', che in realtà mi ha dato la possibilità di andare molto più avanti. Allora, devo scendere giù così. E comunque era assolutamente facoltativo sto pezzo che vi faccio vedere adesso, tanto non sono spoiler più di tanto. A parte che è diventato notte, ma questo già si vedeva un sacco di volte. Di qua... A parte perdi un po' di energia. E via l'anello del gatto. Il mitico. E qua c'è un po' di fase, tra virgolette, platform. E qui pure sono morto un po' di volte. Mo sono un po' più bravo, diciamo. Però la prima volta poi avete sempre paura, no? Poi per esempio qui ci stava un oggetto da prendere, quante volte ci ho provato.
E poi... Ecco qua. Se mi ricordo bene, esatto. Poi... Qui. E comunque vedete quanto ho perso. E questa è tutta una roba facoltativa che ho scoperto. Ottimo. Grande, viva le note. Ho fatto una lotta vincente che lì. Che culo. E qui ci stava un mini boss. Che stava davanti alla porta, che poi ha aperto. Quindi sono andato qui, ho fatto un po' di cose, ho incontrato un po' di persone, sono morto subito qui, è uscito uno, mi ha fatto un mazzo così. A livello cromatico? A livello cromatico sono questi colori. Cioè vedo colori... Ma adesso già è cambiato perché è diventata notte. Sono andato a infogliare in un posto... attaccarlo per recuperare l'energia, vedi? Comunque la cosa figa è che ti premia se non fai colpetto e fuggi, o se ti colpiscono anziché dire cazzo mi ha colpito, vado nell'angolino a morire, soprattutto se sono singoli i nemici, ti conviene assolutamente mossa che fate, attaccarle. Sì. Sì, no, ti fa anche del male. Vabbè, adesso vado avanti. Ma se dovessi dire The Next Gen, che c'ha stato? Nulla. Cioè, di Next Gen inteso come... Next Gen, io ho chiesto cosa gli ha permesso di fare PS4 ai sviluppatori. Esatto. Mi hanno detto che... Mammata. Mi hanno detto che la gestione delle armi doppie, del cambio in volo, queste cose qui io potevo fare soltanto su PS4. Addirittura. Inteso come... Ovviamente anche su PC, dico, inteso come nuova generazione di console. E poi, vabbè, comunque graficamente, ragazzi, cioè... Non sarà incredibile, ma è molto più particolareggiata. Le texture, guardate quanta roba ci sta. Proprio il dettaglio era molto più piatto in termini di texture. Beh, Dark Souls 2. Sono curioso di vedere che hanno fatto con Dark Souls. Niente, qui avevo sbloccato, vedete, qui ho fatto questo. Che è una scorciatoia che mi ha permesso di andare di qua e sbloccare quel un'altra cosa. Non so. Quanto ore sei, Anto? Una ventina? 30? 16, 17, una bella genere. Mo' vado, vi faccio vedere il Charis Dungeon. Ovviamente sono andato qui, ho sbloccato tutto un pezzo di gioco, vedete, qui. Qua mi ha fatto andare, io scendo qui, e vedete, ho sbloccato la scorciatoia. Quindi adesso, anziché fare tutto quel bordello che ho fatto adesso, o comunque a sinistra, adesso grazie a questo che ho fatto qui ho potuto sbloccare una nuova area innanzitutto, ma anche una scorciatoia per andare in cattedrale e andare a salvare, diciamo, le mie preziosi echi di sangue. Adesso vado qui, andiamo... Vi faccio vedere anche il caricamento che è un po' più veloce verso il sogno del cacciatore. Beh, utilizza l'esperienza? No, tanto c'è un po' per salire di livello. Nel frattempo, altre domande. Ci sono armi più adatte di altre per essere potenziate con elementi quali elettricità o non vi è differenza? No, non c'è differenza, però quest'arma è molto buona per i nemici lenti. Vi assicuro che dovete utilizzare questo qui. Senti, lei la puoi colpire? I PNG si possono colpire? E se la colpisci? Provaci. No. Questa è la mia partita principale. Dai, cammina. Allora, Chalice Dungeon. Allora, dopo un certo boss, vi danno il primo Chalice Dungeon. Il Chalice Dungeon, che cos'è? Sono dei dungeon che vi permettono di creare un rituale per andare nei sotterranei di Yharnam. Questi rituali, vedete, io adesso ne ho già due di calici. Calici delle origini. Che devi usare? No, questi qua sono giusto per farvi vedere. Questi calici permettono di eseguire un rituale tramite degli ingredienti Echil, sangue 1000 e sangue rituale. Mm. Ce ne vogliono due, io ce n'ho soltanto uno. Ok? A partire da questi calici si crea un dungeon sotterraneo che ha una struttura predefinita, ma poi diventa procedurale in base agli ingredienti. Quindi, l'ambientazione rimane uguale in questo caso, Ptumeru, ok? In questo caso sarà differente però la conformazione del dungeon. Ci sono quattro tipologie, quindi quattro ambientazioni differenti, Catacombe, Loran, Aists, sono differenti, però poi all'interno di ogni calice è possibile creare delle strutture differenti, quindi l'ambientazione è quella, ma cambiano le strutture sotto. E quanti ne puoi creare questi?
ho letto 5-5 per ogni calice, 5 fissi, 5 procedurali. La cosa figa è che potete anche ricercare quelli degli altri, tipo di calice, calice d'origine, aria, delle 4, profondità, vedete sono 5 profondità, e rituale aggiuntivo, puoi fare anche il rituale combinato. Quindi in realtà le iterazioni, le permutazioni sono tantissime. Mm-hmm. Si ricerca, vediamo se trovo qualcosa. C'è questo utente, Vinette, il cesso, Vinette. Privacy aperto e il glifo del calice. Voi potete anche condividere questo codicillo ai vostri amici e far giocare ai vostri amici lo stesso dungeon che avete creato in voi. Co-op? Anche in co-op se volete. Però, provo un po', entra su uno. Può entrarci? Sì, aspetta, volevo farvi vedere. Io so qua già l'ho creato uno. Vedete? Sono arrivato al livello 3. Ho ucciso due boss e tutto. Giusto ce ne sono 5? Sì, no, qui 3. Poi evidentemente quelli delle origini sono 5. Massimo la profondità di dungeon è 5. Non è 3, hanno detto 3, invece 5. Quindi ce ne stanno 5, puoi crearne fissi? 5 dinamici, ma poi in realtà a quanto pare ci sono, se trovi dei calici avanzati, puoi creare la roba infinita con gli ingredienti, in base agli ingredienti, quindi è interessante. Adesso andiamo nel dungeon, anche qua i caricamenti del dungeon sono più veloci. Perry serioso epico, dice Francesco. Beh. Sono 666 per un attimo, in chat. Bug rilevanti da segnalare? No, qualche volta magari ha caricato un attimino più tardi. Allora, in pratica, questo è il terzo livello del dungeon. Io sono venuto da qui, è sempre tutto collegato. Posso tornare indietro, salire a livelli inferiori. Ho sconfitto già due boss, e boss differenti rispetto al gioco. Adesso sono al terzo livello, quello un po' più complesso, sicuramente. E questo è fisso o procedurale? Questo è fisso, questo qua è lo stesso dungeon che ho affrontato negli studi di From Software. Quindi ripeto, in realtà sono procedurali fino a un certo punto. Nel senso che prima c'hai quelli fissi e poi cominci a creare anche quelli procedurali. Una volta che ne crei uno puoi cancellarlo? Sì. Puoi condividerlo per gli amici o no? Questo c'è il boss qui dietro, no? Prima di raggiungere il boss devo raggiungere una sala, cioè un ingranaggio che lo sblocca, no? Quanto sono lunghi? Cioè quanto è lungo sto livello, ad esempio? I primi due livelli abbastanza corti. Questo è già più lungo, ricordo, avendo giocato presso gli uffici di From Software. Poi ci sono nemici nuovi. Quella è la figata. Cioè, veramente hanno creato un uno di nemici enorme, secondo me. Ad esempio, questi cazzo di mostriciattoli sono infiniti. Fino a che non vai a ammazzare il loro capuccio. Quindi io in realtà, siccome l'ho già giocato, altrimenti dovete trovare anche dove sta. Vada, vedete dove sta il tizio con la campana. Vedete, sta ancora suonando. Lo vedi? No. Dove? Forse sta giù. Ma passo a scuola, va. Campanella, adesso posso concentrarmi a ammazzarli. Ok, quindi non è che scompaiono. Io sono abbastanza poco forti, per fortuna. Eh no, beh. Questo? Ciao. Fa poco vedere l'ambientazione? Tenete conto che questo Chalice l'ho sbloccato almeno 7-8 ore fa, eh. Quindi comunque arrivo abbastanza potenziato anche in questo caso. Il primo boss ho faticato un bel po'. Sì? Devi fare comunque pratica. Devi studiare tanto. Quindi ce ne stanno 8 da storia, 8 facoltativi. E più, poi qui già ne ho incontrati 3. Questo è il terzo, già differente. E, ma dovrebbe essere un fottio. Poi qualcuno sarà anche una variazione di quelli altri, sia ben chiaro. Sì, beh, come la Dark Souls. Ah. Però mi sembra che il riciclo sia abbastanza basso rispetto a altri Dark Souls. Altri ai Dark Souls. Fiala di sangue, ci può sempre servire. Poi sono nemici che sono coperti dietro. Ciao. Coltre di nebbia. No, non so se è difficile. Ah, le nebbie ci stanno? Sì, vedi là, no, nel senso che sono dietro. No, tipo la nebbia che devi superare con la pippa che ti strizza, che do magari ci sta il boss. Sì, quando sei morto la prima volta. La prima volta non capisci quando c'è un boss. O meglio, in alcuni punti lo capisci perché ci sta una chiesa gigante, sai? Sì, una sala di. Oh. Non mi convince questa pistola. Tanto due glieli tolgo, poi ho detto questo. Oh,
sbaglio, devono andare dall'altro lato. Sparagli, sparagli. No, non ci credo. Vaffanculo, va. In realtà l'avevo messo anche in ginocchio, se avessi avuto anche energia l'avevo stordito, diciamo. Vedi, ho aperto l'ingranaggio, non sono tanto lungo. E beh, dal boss adesso. Faccio vedere il boss e moriamo insieme. Bravo. Da qualche porta si è aperta, da qualche parte si è aperta. Poi in realtà però è anche esplorabile. La cosa figa è che voi, il farming viene molto ridotto, perché quando volete farmare vi fate un Sheriff Dungeon, no? Mm-hmm. Anziché farvi pezzi di gioco, se non avete voglia di farli e tutto. Magari... Ma no, questo se non mi fa un culo così. Sì? No, non so. Ehi! Non mi pare. Però vedi, comunque si può farmare per ottenere anche oggetti, quindi è importante esplorare anche l'area del Choice Dungeon. A parte sbloccare, vabbè, a parte che potremmo su una scala, vabbè, andiamo a vedere il boss che mancano pochi minuti alla conclusione. Allora, dove devo venire? Vieni laggiù. Sì. Là, verso quel tipo. Sì, ci sta le scale. Mm. Allora, chi è? C'è qualcuno che sta... Ah, questo coso qui. Questo ovviamente vi può dare qualche oggetto, ma vediamo un po' se è facile o difficile. Calmo. Poi mi sa che sono due. Ma che è? Se scorpione, tipo. Sono belli i nemici. Questo è bello, mi piace. Sì, ma ci sono diversi così fighi. No, che non fail. È male. Che fail della vita. Andà a legna. Se gli spari? Aspetta, devo capire un attimino come attacca questo coso. Gli tolgo nulla. Beh, vabbè, dai. Ha vomitato addosso. L'equipaggiamento te lo posso far rompere, no? No. Può arrivare a zero di EMA, non si rompe. No, nel senso dico... L'equipaggiamento, se intendi le armi, sì. Come ti dicevo... Vedi, adesso recupero l'energia, quindi per me attaccare un attimino. Anziché fuggire come... L'equipaggiamento in termini di vestiario, no? Ma non vedo che usi gli oggetti, è normale? Se il nemico riesco a affrontarlo. Che è questo? Questo secondo me. Questo dove è uscito qui? Cacchio vuole. Non ti voglio. Può schiarcare, vedi, comunque ti hanno degli oggetti nuovi, cioè. Allora, io da dove venivo? Da qui? A me pare, no. Gente, mi... Metti la mappa. Mi butta, va, che non c'è. Mi buttano della roba addosso. Allora, con calma. No, sai che è? Che dovresti andare dall'altra parte, c'ho sto sospetto. No, era esatto, allora devi andare a destra qua. Sì. Devo farvi vedere il boss, mancano 6 minuti. E ci riesco perché... Esatto. No, aspetta, io ero venuto la sinistra. No, tanto stai andando bene. Perché tu la scala l'hai presa andando a sinistra. Stai salendo le scale. Destra dici? No, devi andare qua dritto. Ecco, a sinistra. Oh, navigatore, ma che credi? Ah, giusto. Dopo Resident Evil. Beh. Allora. Vediamo se posso. Questo l'hai fatto già, The Boss? No. Ho visto nella demo, cioè nei studi di From Software. Pronti a morire? Te mi ha ridato la vita? 2 minuti e chiudiamo. C'è giusto il boss. Custodi degli antichi signori. Questo qua si è visto in qualche modo. Ah, questo sì, l'ho visto. Questo non l'ho visto nel gioco, eh. C'è la musica tipo di sembra God of War. Un attimo, che tipo d'attacco c'è? Ma che cazzo.
Caspita, ma sei ancora vivo? Sono lentissimo, sono stato a evitare attacco. Tanto ho finito le fiale, quindi. Ti spari? Cercando da piantino, che fa? No, bene, Pippa, 40 di levi. Me li faccio male. Sì. Ma sono zucato, però. Vedo. A parte non so, non c'avevo manco per te. Vieni. Dai che ce la puoi fare. No, che cucchio. Diventa tolto tanto, dai. No, però dico no, dovevo attaccarlo dopo quell'attacco lì. Avete visto? Sì. Volevo morire anch'io. Vabbè. Però si può fare, nel senso sì, che sì. State attenti. Però non so se può fare perché sei forte. No, allora, qui la questione è, devi stare tranquillo, ok, devi assolutamente essere aggressivo, però vedete, ho dato un colpo di troppo, se l'ho missato, se ho fatto cosa, torno indietro, mi riposiziono e lo attacco. Viceversa, se vengo colpito da un attacco di quelli lì, dove dopo si abbatte, ti conviene subito contrattaccare. Quindi là è l'abilità, sì, assolutamente se sei più sgravato è meglio. Però in realtà puoi vincere anche se c'hai bassa energia, ma devi essere estremamente bravo e perfetto a evitare le cose. Va bene, allora, ragazzi, ci vediamo, se quindi, tutto va bene, la prossima settimana di nuovo con Bloodborne. Tra due mesi esce su PC. Stasera gioco, no? Arriva la sala giochi e la recensione arriverà nei prossimi giorni, ragazzi. Quando mi sentirò pronto, quando l'avrò finito, vi scriverò un pezzo, spero, godibile. Cioè, vi scriverò uno a testa, intendi? A voi, ragazzi, uno a testa, dando il mio giudizio. Nel frattempo, grazie di averci seguito e alla prossima. Grande performance. Ciao. Ciao.